Come sempre, signori e signore, benvenuti a questo nuovo episodio di In Tale. E oggi siamo qua per portarvi una cosa nuova, nuova, nuova. E quindi abbiamo anche un design nuovo, qualcosa che possa accattivarvi, qualcosa che possa farvi ribollire il sangue nelle vene, qualcosa che possa farvi sentire la fame, eh? Ma, come ben sapete, è andato un hype train, è partito così, così, così. Come sempre sono io ad introdurvi queste giocate, ormai avete imparato che la prassi è più o meno questa, ma sapete anche che, bene o male, c'è sempre qualcuno insieme con me, parla insieme a me. Chi sarà mai oggi? Visto che, come ben sapete, solitamente era il buon Gianandrea. Oggi, invece, abbiamo, signore e signori, il nostro project leader preferito. Eccolo qua, che appare in live, prepotentemente. Così, a gamba tesa. A gambissima tesa. Ciao ragazzi, madonna, vedo un sacco di hype, un sacco di caciara in chat. Ma cosa sta succedendo? Si sente, tu non senti quanto è frizzante la chat oggi? Fortissimo, fortissimo. Grazie a tutti ragazzi per il sostegno. Ah, così? Così, a gratis. No, visto che c'è l'hype train, siamo 2600 spettatori. Ma che cosa sta succedendo? Ma grazie, sì, grazie, ma grazie. Sì. Grazie a tutti coloro che si stanno sabbando. Ancora non abbiamo un nuovo sub goal, ma lo porteremo online pubblico tra poco, dai. Lo stiamo ragionando, lo stiamo meditando. Ah, e sì, ringraziamo... È questione di poco. Abbiamo già in mente alcune sorprese per voi, come sempre, perché voi pensate che noi passiamo le giornate a grattarci la pancia. Cioè, sì, lo facciamo, però magari nel frattempo pensiamo anche a voi, ok? Sempre, sempre, siete il nostro chiodo fisso, ragazzi, siamo noi i vostri stalker. E, ci tenevo anche a fare un ringraziamento speciale a tutti coloro che stanno facendo una sub da livello 1 in su. Sono sub che ci permettono di ottimizzare ancora di più la monetizzazione, poter reinvestire meglio su i nostri lavori, e quindi ci tenevo a ringraziare tutti quanti, perché insomma è sintomo di grande sostegno. Io vedo il counter degli abbonati che sta continuando a salire. Ragazzi, siete fantastici, mazzuna. Ma i ragazzi sono pronti, Luca? Cosa, scusa? I ragazzi certo sono pronti, però sai, l'ambiente, l'ambientazione, il mondo di questo gioco prevede una certa prassi, tiri dei dadi e combatti e fai, c'è bisogno di una sinfonia corretta che possa portare al giusto godimento di tale gioco. Mi stai dicendo che nel frattempo stanno facendo tipo dei rituali satanici, cose di questo tipo per preparare... Io mi dissocio da quello che sta dicendo il project leader. Non vorrei che Eugenio Twitch ci dicesse che siamo satanici. Ciao Twitch. Ciao, benissimo. Allora, vedo già le persone che stanno chiedendo, scusami se ti interrompo, sì, giusto per dare una risposta, che in chat stanno chiedendo se questa live verrà ricaricata. Stiamo testando un orario nuovo, le 18.30, bene o male, è un orario che non abbiamo mai esplorato, se non durante i post-show, i pre-show di Luxastra. Quindi, ogni live, cioè ogni episodio di Vampiri Sanguinorum, scusate, impariamo a usare l'hashtag Sanguinorum. Esatto. Ovviamente avrà la stessa prassi di ogni altra live, quindi verranno tutte ricaricati al termine di ogni sessione su YouTube, ma resteranno visibili inizialmente solo per gli abbonati di Twitch, solo per i sub. I sub potranno riguardare subito all'istante, appena finisce la live, il VOD nei video di Twitch. Io mentre dopo che 48 siamo ore a livello 5 di hype train, madonna, allora, se superiamo il livello 7 giuro che, non lo so, mi lancio di nuovo come in Anime Selvaggio per terra, mi rompo l'altra spalla. E dicevo, per quanto riguarda le live, verranno ricaricate e rese pubbliche per tutti solo dopo 48 ore sul secondo canale Intel TV. E vedo infatti il nostro Mirko delle Marche, il buon Hands Hot Here, sta shout out, no, come si dice, shout outando
il secondo canale YouTube. Sì, sì, è un nuovo termine, ragazzi. Nuovo termine. Sesto livello di Hype Train, eh? Ci siamo. Tanta roba, ragazzi, tanta roba. Wow. Tanta roba. E siamo quasi 3.000, ma cosa cazzo sta succedendo, ragazzi? Ah, sì, ma perché stiamo portando del materiale nuovo che non hanno ancora visto, li stiamo scaldando. Infatti, come tu dicevi, stiamo testando un orario nuovo, e infatti questo orario nuovo mi ha fatto capire che io alle 18.30 ho il sole a picco sui monitor da questa finestra qua dietro. Beh, in realtà lo sapevo già, ma per questo sono abbastanza scuretto. Non solo per la luce rossa, atmosfera, eccetera, eccetera, ma perché ho proprio la luce botta sui monitor e quindi non riuscirei a lavorare. Mi sembra, insomma, una cosa inconcepibile. Comunque, io direi che possiamo cominciare a dare la parola al nostro nuovo narratore. Oh, yes, allora no. Io vi saluto, no? Sì o no? No, o no, era un punto di domanda, non era uno no. Io mi defilo, però ti dico, visto che leggo dalla chat, io resterò ovviamente in chat a fare, insomma, da moderatore, controllare che tutto va bene, e ti dico, Luca, che si sente web WhatsApp, quindi se riesci sì, l'ho disattivato. Perfetto. Allora, io vi saluto come la regina Elisabetta. Quindi ci siamo? Sì, abbiamo sentito un Gian Andrea apparire nel frattempo, perché tu, Simone, non puoi sentirlo da Hangout, ma lo senti da live, quindi salutiamo il buonissimo Simone che bocca al lupo, ragazzi. Rimarrà con noi per la live, che vi osserverà chattare, ragazzi, signori, e quindi passiamo la parola al buon Gian Andrea, scritto proprio tutto così, staccato, eccolo qua. Lui, ma è lui o non è lui? Ma certo che è lui. Ma certo. Gian e Andrea Leveline! Scusate tutti quanti, benvenuti in questa nuova live di gioco di ruolo del giovedì R. Benvenuti nel mondo di Tenebra. Come stai, Luca? Dai, sì, si può dire che si sta bene, dai. Si sta bene, ok. Fa caldo in cappotto, adesso me lo tolgo. Guarda, io, come puoi vedere, non credo tu mi abbia mai visto in camicia. Mi sono tutto agghindato. No, ti ho visto in camicia. A trozze chi ghindato mi sono. E non sono il solo ad averlo fatto. Abbiamo deciso di darci un grande spolvero per questa prima live di Augusta Sanguinorum, la campagna di Vampiri The Masquerade, che avrà luogo su questo canale nel corso delle prossime settimane. A proposito di vampiri, colgo anche l'occasione per dirvi, ragazzi, abbiamo stretto un accordo con i ragazzi di Need Games, per cui se guardando la giocata vi intriga Vampiri la Masquerade, sappiate che sul sito di Need Games potrete acquistare i manuali di vampiri con lo sconto del 10% se inserirete il codice sconto VAMP10. Così, per voi, solo per voi, nuovo abbonato! Solo per te, nuovo abbonato. E i ragazzi sono pronti. E io spero di esserlo altrettanto. E sono un po' di ansietta, Luca. Mi dicono che il tuo audio è altino. È altino? Ci penso io. Al mio, così, perché io ti ho insieme a tutta la music, eccetera. Quindi non riesco a abbassarti da qua. No, ci penso io. Music che oltretutto ho molto apprezzato, quelle che hai scelto. Master Mosquiton, hai messo Castlevania, hai messo Helsing, hai messo Blade. Di dare l'ambientazione giusta, la giusta combinazione di non sarà così facile la prossima volta, visto che non è che ci sono 30 miliardi di milioni di canzoni dedicate ai vampiri. Sì, certo, però Master Mosquiton risveglia in me antichi pruriti. Oh. Io spero che appunto dovrebbe andare meglio il microfono, dimmi se è così oppure no. Ditemelo pure dalla chat, io ti sento, purtroppo ho dimenticato al momento le cuffiette, appena voi comincerete a giocare mi metto le cuffiette, quindi vi sentirò alla perfezione. Mm-hmm. Purtroppo non posso abbassare il livello del volume, ma tranquilli, vedrò di lavorare di conseguenza, non temete. Luca, dammi un forte in bocca al lupo e io direi che possiamo anche cominciare. Io non do in bocca al lupo, perché sai benissimo che sono un lavoratore dello spettacolo e queste cose qua non si fanno. Infatti la tua camicia viola un pochino mi turba. Non è viola, è vinaccia. È vinaccia? Ah, è vinaccia. Ah, la vinaccia. Questi passatempi tipicamente maschili. Ok, quindi cosa fai? Comandi tu adesso? Mi comandi a bacchetta? Comando a bacchetta, io partirei con quello che è l'incipit e vediamo dove la narrazione ci condurrà questa sera.
Ok, quindi quando vorrai cominciare a presentare i nuovissimi giocatori, sappi che io cambierò la camera su di loro. Li presenterò arditamente. Nel frattempo, musica maestro. Immaginate il mondo per come lo conosciamo. Immaginate la storia per come la conosciamo. Ci sono tanti angoli bui in entrambe in cui la luce non filtra e rimangono oscuri. Anfratti celati allo sguardo, frammenti persi nel tempo. E se in questi angoli bui si celasse il male, il nefasto, l'orrido? Perché all'ombra dello spazio e del tempo i timori si amplificano, facendo germogliare i semi del dubbio e della paura. Questo è Vampiri la Masquerade, un gigantesco esse. E se i vampiri camminassero tra noi, se città e governi fossero burattini nelle mani di esseri secolari a metà tra la vita e la morte, se dietro eventi storici che diamo per assodati si celassero segreti ben più occulti e misteriosi di quanto possiamo immaginare. Vampiri, creature dell'immaginario collettivo che in questo gioco si tramutano in realtà. Dimenticate croci, aglio e acqua santa, non è così facile sbarazzarsi di loro. Una società segreta, ben diffusa in tutto il globo. Stirpe maledetta di Caino che come lupi si aggirano in mezzo al gregge umano. La Camarilla è la società che sorveglia, unisce e protegge gli interessi dei vampiri di tutto il mondo. Perché per quanto il predatore, il vampiro, non è scriteriato, e sa che se vuole garantire la sopravvivenza e il progresso dei vampiri, deve seguire poche semplici regole. Non rivelare la propria natura agli umani, non uccidere mai un fratello vampiro e non creare stirpe vampira senza permesso. Sono solo alcune tra queste. Ogni città ha un principe, un potente vampiro che comanda sul suo territorio negli interessi della Camarilla, come un feudatario. La sua parola è legge. Il suo disappunto, una condanna. Tutti i membri della Camarilla seguono il volere del principe, almeno finché la loro ambizione e brama di potere non li spinge oltre, o finché la sete di sangue non si fa troppo forte, troppo martellante. È allora che gli istinti predatori hanno la meglio sulla razionalità e sulle regole. E quello che doveva essere un semplice pasto notturno per saziare una grande fame si è trasformato in uno spettacolo truculento e brutale. Perché per quanto un vampiro cerchi di rispettare le regole dei suoi fratelli, per quanto possa aggrapparsi a quel poco di umanità che gli rimane, alla fine la sete di sangue avrà sempre la meglio. Siamo in primavera inoltrata, nella prima capitale d'Italia, casa della Mole Antonelliana, abbracciata dal Po e la Dora all'ombra delle Alpi, e punto di equilibrio della magia bianca e della magia nera. L'occultismo e l'esoterismo permeano questa città come nessun'altra al mondo. Quelle che però sono probabilmente solo leggende e menzogne questa sera potrebbero rivelarsi vere. Godetevi la serata e benvenuti a Torino. Sigla. Spero che la sigla sia stata di vostro gradimento. E io direi che possiamo tranquillamente presentare i nostri giocatori. Direi che possiamo tranquillamente mostrarli al pubblico, rivelarli. Ormai
la sigla ha rivelato tutto quanto. Quindi Matt, Mario, Chiara e Gabbo, benvenuti, benvenuti su Intail. Oh mio Dio, che emozione! Benvenuti. Benvenuti ragazzi. Guardate il grande spolvero, che eleganza e extravaganza. Eh già, eh. Quanta gente che c'è tra l'altro, cazzo. Oh mio Dio, infatti. Oh un mio pochino Dio. Tanta, sì. Siete in sono un po' tantini. Ragazzi, io vi do il benvenuto. Partiamo ovviamente da Matt, che tanti volevano vedere giocare una campagna e non soltanto masterarla. E questa campagna di Augusta Sanguinorum, di Vampire la Masquerade, è qui per questo. Quindi, Matt, benvenuto al tavolo dei giocatori. Ma vogliamo dire quanto è bello Matt stasera? The Phantom bellissimo. Però adesso per abbassare un po' il tono, perché sennò sembro troppo, sotto c'è un po' del pigiama. Ci stiamo, non credere. Cioè, dalla vita in giù, noi siamo tutti in pigiama. Pantaloncini corti. No, volevo giusto abbassare un po' i toni, che sennò sembrava un po' troppo esagerato. Gatto, sembra un po' troppo mutande. No, no, pantaloncini che uso anche per dormire. Ok, Gabbo, così ci piaci. Oh, questi sono i grandi artifici del teatro. E poi abbiamo Mario del Pennino, disegnatore della Marvel, per cosa hai lavorato anche? Per la Dark Horse? E non solo, disegnatore dell'ultimo volume a fumetti di Luxastra su Rendar, Legami. Abbiamo voluto portarlo come giocatore. Sì. Bello Mario, madonna quanti bocci che ti do. Guarda così, bello con i capelli tutti ordinati. I capelli ordinati, ragazzi, un tocco di classe, sì, insomma. No, fatti, attenzione. Non siamo abituati a vederti così. E non lo vedrete più, quindi vabbè, godeteveli finché sono pettinati sto giro qua, poi torniamo al solito selvaggio. Grazie dell'invito. Ma figurati Mario, siamo stati io sono rimasto piacevolmente sorpreso da te come giocatore, vediamo come te la caverai durante questa campagna. Vediamo. Poi abbiamo i due outsider di Intail, perché come avevamo già detto avremmo voluto, ci piace l'idea di coinvolgere anche persone esterne al cast di Intail, oltre al cast e allo staff tecnico. E abbiamo la prima che ovviamente è Chiara Ruby Rust, benvenuta. Hola. Benvenuta. Che bello. Che verità. Ma, che bello, che bellissimo. Grazie per avermi ospitata qui. Grazie a tutti quanti quelli che ci stanno scrivendo il benvenuto in chat. Sono molto contenta dell'accoglienza. Che Chiara belli. È da anni che gioca di ruolo, sta portando avanti due campagne di D&D quinta edizione? Mm-hmm, no, una di 3.5 e una di 5. Ma dai, non lo sapevo. Però quella di 5 in realtà ho giocato soltanto due partite e poi c'è stata la quarantena e quindi... Ma da player o da master? No, da player. Che donna impegnata. C'è sempre una prima volta, aggiungo io. E ovviamente doppiatrice, direttrice del doppiaggio e social influencer, aesthetic master e tante altre cose. E tante cose, Chiara. È tutto curriculum. Fa tutto curriculum. E poi abbiamo il buon Gabbo Jont, venditore di occhiali, streamer, grande amante e grande persona che fa ridere. Ciao Gabbo. Buonasera a tutti quanti. Gabbo, non so se si può rivelare, però c'è quel dettaglio della sigla che secondo me andrebbe detto. Lo stavo giusto per dire, perché la sigla di Augusta Sanguinorum è stata composta interamente da Faccino. Qual è il nome completo di... Enrico Faccio. Enrico Faccio e Gabriele Rubini con il loro progetto Align, con questa canzone che si chiama Deep Waters, che hanno fatto il piacere di concederci uno dei loro pezzi per creare la sigla di Augusta Sanguinorum. Spero sia stata di vostro gradimento, spero che la possano trovare anche su Spotify, altri... Su Spotify no, su YouTube sì. Su YouTube la potete trovare, Deep Waters Align. Deeper Waters, come quello che ho nelle mutande dopo averla ascoltata, tra l'altro, ma quello è un altro paio di maniche. Bravo bambinone. Che sete che mi fai venire. Signori, se voi siete pronti io andrei a iniziare. Prego maestro. Vadi. Siamo pronti. Dai. Come detto precedentemente siamo in primavera inoltrata, siamo appunto alle porte di maggio, siamo nei giorni che più si stanno scaldando dopo il freddo rigido di Torino. Siamo ai piedi del grattacielo San Paolo di Torino. Da lì si può vedere tutto quanto il centro storico,
fiancheggiando Torino Porta Susa, la stazione ferroviaria. E ai suoi piedi possiamo vedere due figure. Due figure che, nonostante il caldo di questa notte torrida, sono vestiti abbastanza pesanti. Una figura femminile, sottile, completamente coperta da un vestito e da un hijab. Ed è affiancata da un altro uomo, la cui stazza non permette di essere confusi sul suo sesso. Un cappotto lungo calato sulle spalle, pantaloni eleganti. E in quel momento la donna si volta verso la persona che è al fianco. Sei pronto, Diego? Beh, abbiamo forse scelta. È la prima volta che vieni convocato da solo. Questo vuol dire che sei diventato un vampiro a tutti gli effetti, non più un infante. Se Angelo vuole vederti, vuol dire che riconosce il tuo merito e avrà qualcosa da affidarti. Beh, che dire. Sicuramente un grande onore, ma anche se la cosa mi intesisce non poco. Sono molto curioso però di vedere cosa il nostro principe abbia escogitato, e soprattutto se sarò il solo. Nella società dei vampiri gli infanti sono vampiri giovani, appena stati abbracciati dalla non morte. Il nostro Diego, evidentemente, soltanto adesso dalla società vampirica è stato riconosciuto come un vampiro, come un Kainita a tutti gli effetti. Comunque, grazie per avermi accompagnato. Ammetto che sono abbastanza intesito alla situazione. Questo non era di certo un tuo obbligo, ma il fatto che tu sia venuta con me non può che rasserenarmi. Serena, da dietro il suo hijab, ti guarda negli occhi con un sorriso che ovviamente non puoi vedere, ma lo percepisci. È sempre stata molto dolce con te negli ultimi 10 anni. Sempre stata molto accurata, anche abbastanza protettiva, come fosse veramente tua madre. Anche se l'essere tua madre in questa situazione è più un peccato che un merito. Lei ti guarda. L'avrei fatto anche se non me l'avessi chiesto, o anche se me l'avessi impedito, Diego. E mi raccomando, per qualsiasi esigenza, non esitare minimamente a contattarmi, va bene? Le pongo gentilmente una mano sulla spalla e le dico: tranquilla, ti renderò una madre orgogliosa. Va bene. Adesso vai, o farei tardi a lezione. E non litigare con gli altri bambini. Tranquilla, mammina, farò il bravo. E dandole le spalle la saluto con la mano, incamminandomi verso l'entrata del palazzo. La sera ormai è più che inoltrata, saranno le 10 ormai, 10 di sera. Il grattacielo San Paolo, con le sue imponenti vetrate, era da un bel po' che non ci facevi visita, e soprattutto non c'eri mai venuto da solo. In genere non sei mai stato convocato tu, ma veniva convocata Serena, e tu al suo fianco. Questa è la prima volta che attraversi quelle porte e prendi quell'ascensore da solo, sui tuoi passi. Ti senti anche abbastanza, appunto, come hai detto tu, teso. Perché quando il principe ti convoca c'è sempre quel sottile strato di ansia, di incertezza che ti fa chiedere: sto venendo convocato perché ha fiducia in me, vuole affidarmi qualcosa, vuole complimentarsi per qualcosa che ho fatto, o vuole rimproverarmi per qualche crimine che ho commesso. Tu sei sempre stato molto attento ai tuoi passi, ai tuoi gesti, alle tue azioni. Ma Angelo Redentore, il principe di Torino, è sempre molto, molto enigmatico. È difficile riuscire a capire che cosa si celi dietro quegli occhi vitrei, quale pensiero machiavellico vada a orchestrarsi nel suo cervello. Attraversi le porte a vetri, semplicemente un usciere che ha più
l'aspetto di un buttafuori di alta levatura ti indica l'ascensore e tu sai già a quale piano devi andare, l'ultimo. L'attesa verso per l'ascensore e poi la risalita sembra durare un'infinità. Se avessi un cuore che batte, a quest'ora te lo sentiresti martellare in testa con estrema violenza, ma ormai qualsiasi funzione biologica dentro di te è cessata da molto tempo. Ops. E l'ascensore sale silenziosissimo. Penso che per acquietare un attimo l'agitazione, abbastanza nervosamente mi aggiusterei la maschera che mi copre il volto e nel frattempo, come faccio appunto nelle situazioni di nervoso, inizio a cantare qualche pezzo dell'opera. Penso l'Evergreen di Rossini. E lo canti a pieni polmoni o lo canti cantichi tra te? Canticchiando fra me e me, dandomi il tempo col piede. Così. Cerchi di dissimulare quella che è l'ansietta che si insinua attraverso i tuoi muscoli. Però nel vibrato della voce, e non è un vibrato voluto, capisci che per quanto tu possa cercare di dissimulare, non puoi scacciare questo pensiero. E sarà come un tuffo in acqua gelida quando vedrai il principe. Le porte di fronte a te si aprono, presentandoti quella stessa sala d'attesa che 10 anni prima aveva accolto te, il tuo sire, Serena, e altri vampiri per compiere la tua prima vera missione per conto della Camarilla. Niente è cambiato, tutto è pulitissimo. Le piante sono ancora nei loro spot, negli angoli, verdeggianti e rigogliose, che approfittano della primavera inoltrata per sbocciare e creare un verde quasi placido che ti dà una sensazione quasi di quiete. I divani sono... non hai capito se sono stati rimessi a nuovo o semplicemente ricomprati nuovi, perché non sembrano essere invecchiati di un giorno, sono perfetti. Le grandi porte di vetro opaco che separano la sala d'attesa dall'ufficio di Angelo sono ancora lì, intimidatorie e maestose, come te le ricordavi. Nessuno al desk della segreteria, ma una persona c'è, seduto su uno dei divanetti, un giovane che avrà poco più di 20 anni, vestito in maniera estremamente composta e elegante, che sta semplicemente controllando il suo smartphone, mentre anche lui evidentemente è in attesa. Ed è lì che riconosci Lorenzo, lo stesso vampiro con cui 10 anni prima hai compiuto la tua prima missione. Io alzo gli occhi dal cellulare, vedo l'ingresso del vampiro, faccio un cenno di saluto, mi alzo in piedi, ti vengo incontro. Diego, ben trovato. Lorenzo, ma che piacere, e ti offro la mano per una bella stretta. Immagino tu ne saprai quanto me del motivo per cui siamo qua. Assolutamente nulla. Ne sai quanto me. Come al solito, in fondo, il nostro principe non si spreca mai in troppe spiegazioni quando ci convoca, no? Siamo piccoli ingranaggi in una grande macchina. Speriamo di arrivare a capire almeno il motivo entro poco. Devo dire che la situazione in un certo qual modo mi intimorisce. Oh, su via, Lorenzo. Ah, siamo sopravvissuti fino ad oggi? Il peggio è passato, no? Beh, sì, ma le occasioni in cui un principe ti convoca, almeno per me, non sono state così frequenti. Effettivamente no, neanche per me. Non posso mentirti, ammetto che anch'io sono piuttosto agitato. Però, ehi, almeno siamo insieme, no? È già qualcosa? Sì, sì, decisamente. Sperando che questa volta il nostro compito sia, come posso dire, più nelle nostre corde.
diciamo che negli ultimi... Da quando non ci vediamo? 10 anni ormai? Mese più, mese meno, sì. Diciamo che negli ultimi tempi mi sono dedicato a essere un po' più funzionale sotto quell'aspetto. Ma invece cosa hai fatto in questi anni? Ah, temo che diventare più funzionale non sia stato il mio principale obiettivo. E ho fatto ricerca e studiato. Un modo per essere utile alla nostra gloriosa società, quindi... Hey. Senza dubbio. A ognuno il suo, vecchio mio, no? E a ognuno sì. Il suo. Ping! Uno dei 3 ascensori alle vostre spalle nuovamente si apre. Sembra quasi che il destino voglia giocare con le vostre parole, perché da quell'ascensore esce fuori un uomo di colore che voi conoscete molto bene. La stazza è sempre la stessa, enorme, abbastanza ben piazzato, però questa volta si presenta un pelo più meglio vestito, meglio, con una migliore presentazione, ma lo sguardo è freddo e impassibile, esattamente come 10 anni prima, quando sapete, quella notte del 2011, che cosa gli avete visto fare. E Patrice entra all'interno della sala d'attesa. Guarda chi si rivede, aprendo le braccia così. Patrice, ma che bellissima sorpresa, vecchio mio. È sempre un piacere vedere persone con cui si lavora bene, no? Sì, e sembra che... Anche a lui allungo subito la mano per dargli una bella stretta. La prendo con tutte e due le mani, se tipo... Composto. Sembra che sia una... Scuoto anche un pochino. Sembra che sia una serata, un ritrovo di una vecchia classe. Stringo, ti porgo anch'io la mano. Stringo anche la tua. Scommetto che anche voi non avete idea del motivo per cui siamo qua. Ovviamente. Ma neanche per sbaglio, aggiungerei. Tipico. Proprio come quella sera, tra l'altro. Sembra un bel ricordo del passato all'improvviso. Un bel flashback. Speriamo che a sto giro ci siano meno interiora. Quella volta ho speso un botto per pulire tutto. Interiora più, interiora meno. Anche questo è vero. E dimmi un po', Pat, cosa hai fatto in questi 10 anni? Da un sacco che non ci si sente. Ho lavorato, quello sì, di sicuro. Io sono sempre nell'ambito in cui mi avete visto un po' più a mio agio, 10 anni fa. E devo dire che sta funzionando abbastanza bene. Voi invece? Diciamo che con il mio sire abbiamo avuto modo di visitare vari posti, varie località, sai. Tipici giramondo. Sì, sì, sì. Ho visto parecchi castelli interessanti, ho visto persone, ho conosciuto luoghi, cimiteri, di solito. Beh, come dicevo prima, io mi sono andato più che altro allo studio e alla lettura. Wow, sì. Che uomini, che persone di cultura. E ancora una volta un ascensore si apre. In effetti per fare 4 e 4, 8 mancava soltanto una persona. In realtà due, da quella notte di 10 anni prima. E elegante, sfrontata dall'ascensore. Se una ragazza dalla bellezza non indifferente, passo sicuro, non è, diciamo, vestita per un incontro diplomatico, non è nelle sue corde. Ma di certo il magnetismo che trasmette può andare oltre a qualsiasi mascherata fornita da un vestito. Ed è lì che Vania si ripresenta di fronte ai vostri occhi, sfacciata come sempre. Il fantasma delle comitive passate. Stavate aspettando me? A quanto pare, sì. La classe è al completo. Ma che piacere, Vania. Ben trovata. È un piacere ritrovarti, Diego. E siete tutti seduti? Sinceramente pensavo che fossimo ancora in piedi, credo. Sì, direi che siete tutti quanti in piedi. Allora io mi vado a sedere. Ci sono i divanetti, no? Sì. Rimango lì così, tipo...
certo, certo. Mentre passa ignorandoci, io faccio tipo, beh, prego. Io ti faccio un pat pat e mi avvio anch'io verso i divanetti. Beh, fa piacere che vedere che tutto sommato siamo rimasti i vecchi guasconi di una volta. Mi piace la tua nuova maschera, Diego. Grazie, grazie. Questa è la maschera delle grandi occasioni. Ah, quindi tu sai qual è la grande occasione di oggi? Assolutamente no, però ehi, ci ha chiamato il principe, non potevo certo presentarmi con una maschera da caccia o da te delle cinque, insomma. Wow, hai davvero l'inventario pieno di queste cose. Oh, non hai idea, negli ultimi anni mi sono dedicato ad approfondire l'arte e la cultura delle maschere, molto affascinante, se vuoi poi te ne parlerò. Quando vuoi. Bene, quindi aspettiamo ora che il principe ci faccia accedere al suo ufficio. Sembra nemmeno che... O c'è qualcuno messo così, con un bicchiere al muro, e sente. Oppure semplicemente l'usciere del piano di sotto ha avvertito i piani alti che dovrebbero essere arrivati tutti. E in quel momento le doppie porte dell'ufficio si aprono. Un uomo vestito elegante si presenta di fronte a voi e fa: Angelo vi sta aspettando e vi invita a entrare. Io scrollo le spalle e muovo un po' la testa, tipo, per riprendere un po' un attimo l'attenzione, e mi dirigo camminando bello composto. Anch'io mi alzo, mi liscio un attimo il vestito, poi aspetto che Vania passi. La faccio andare per primo. Vedo che sta aspettando, faccio un sorrisetto, mi alzo, vado, faccio due passi, mi giro per controllare se mi sta guardando il culo. Naturale. Allora, direi che la... Dieci anni di vampirismo potrebbero avermi insegnato la buona etichetta, però chissà. Sì, anche avere annullato completamente il tuo appetito sessuale, se per questo. Esatto. Però è un gesto di cortesia. Esatto. Ma certe care vecchie abitudini non si perdono, insomma. Quindi entrate? Sì. Yes. Dopo che siete entrate tutti, l'uomo esce e vi richiude la porta alle spalle. L'ufficio è esattamente come ve lo ricordavate. Un enorme ufficio semicircolare, completamente costeggiato da vetrate che svettano su tutta quanta Torino. Al centro una scrivania in cristallo. Non c'è nessun altro all'interno dell'ufficio, non questa volta. E due poltrone proprio di fronte alla scrivania, qualche schedario in vetro. È tutto estremamente o di colori chiari, bianchi, lucidi, oppure completamente trasparenti. Ed è una cosa che vi ha sempre stupito, in particolare te, Lorenzo. Il fatto che colui che più deve agire nell'ombra e nascondere le proprie mani si presenti in un ambiente così cristallino e trasparente, come se sublimatamente volesse cercare di far intendere che non avesse nulla da nascondere. E al centro dell'ufficio, dietro la scrivania che vi dà le spalle, guarda Torino, il suo feudo, il principe Angelo Redentore vi dà il benvenuto. Ben arrivati, figlioli. Si volta ed è inquietantemente accogliente, anzi, come ve lo ricordavate. Un uomo vestito con grande eleganza e dal viso mostruoso, tipico dei Nosferatu. I Nosferatu sono purtroppo uno dei clan di vampiri che meno possono passare inosservati. Purtroppo la loro mostruosità li segue in ogni dove e terrorizza ogni luogo. Quei denti aguzzi, quegli occhi vitrei, quelle orecchie a punta, quelle imperfezioni inspirano automaticamente disagio su chiunque posi il suo sguardo. Lui si allontana adesso dalla vetrata e si avvicina a voi. È molto tempo che non venite qui tutti insieme. Io rispondo facendo un molto elaborato inchino e rialzandomi tolgo maschera e parrucca rivelando il mio volto. Io dico:
molto tempo è diventato un concetto abbastanza relativo ormai. Ti ci abituerai, Vania. E nel frattempo Angelo ti prende per le spalle, ti tira su. Memore dello stesso inchino che gli hai fatto anni prima. E compiaciuto dal vedere che, almeno in sua presenza, non cerchi di celare il tuo volto ributtante. Ti guarda quasi con un accenno di fierezza, di orgoglio. Ti concede un piccolo sorriso. Lorenzo, come sta Valerio? Magnificamente, grazie, principe. Si gira infine verso Patrice. Io sono sempre a mani strette davanti a me, quasi in posizione appunto d'attenti. Faccio un piccolo, un po' impacciato però, inchino, dico: è un onore essere convocati da lei, signore. Sono contento che lo percepisci come un onore. Non fare caso a chi ti chiama patricida. Per me è soltanto una medaglia al valore questa per te. Sono contento di vederti in salute. Giacomo continua a dirmi grandi cose su di te. Ne sono molto orgoglioso, signore. Lui riprende adesso un minimo la distanza. È venuto singolarmente da voi a guardarvi, a vedere come gli infanti sono cresciuti. Come se ancora si stesse chiedendo se ha fatto la scelta giusta, e posare il suo sguardo su di voi è stata la conferma ultima che sì, è stata la scelta giusta. Vi siete dimostrati utili alla Camarilla, nonostante alcuni di voi siano nati non aspettati e non desiderati. Riprende un posto più centrale nella stanza, posando lo sguardo su voi quattro. Si prende un tempo. Un tempo che potrebbe essere riempito da un respiro, soltanto se Angelo volesse farlo. Vi starete chiedendo perché vi ho convocati qui ancora una volta, ragazzi. Sì, esattamente. Faccio anche io un piccolo cenno con la testa senza parlare. Idem. Ormai i vostri sire mi hanno quasi annoiato con le piccole lodi nei vostri confronti. Lodi superflue, a mio avviso. Sono io che sancisco chi è meritevole e chi no. Chi è utile per la nostra società e chi invece non è che un piccolo ostacolo. Voi vi siete dimostrati non necessari, ma di certo una gradita presenza d'aiuto. Ovviamente non voglio montarvi la testa. Siete giovani, inesperti, e di gran lunga non siete tra i vampiri più potenti all'interno del confine di Torino. Siete gli ultimi arrivati. È per questo che vi ho convocati qui. Oggi. Perché vi devo affidare un compito. Un compito che non mi sentivo di affidare a qualcun altro. Si prende un tempo per guardarvi negli occhi, per capire se qualcuno di voi ha domande superflue o meno, e per vedere come questa informazione colpisca ognuno di voi. Oggi probabilmente mi lascio solo scappare un'alzata di sopracciglia, come dire. Ammazza! Ammazza! Vedi, basta. A me viene un piccolo ghigno, ormai abituato a portare a termine ordini, non dal sire, ma comunque. Io sono molto generale. Concentrata nello sperare tantissimo che non mi squilli il cellulare. Perché stavolta ti sei dimenticata di silenziarlo. Mi sono dimenticata di spegnerlo e silenziarlo, quindi sono tipo, porca merda. Ti arriva un messaggio di Livio, questo o questo? Però ovviamente sono lì, semplicemente... Cioè non dico niente perché voglio che la conversazione si sbrighi così usciamo il prima possibile e rischio meno. Ma io invece sono abbastanza neutro, insomma. Non è la prima volta che un vampiro di alto livello ti chiede cose. Ma poi voglio dire, immaginavo una cosa di questo tipo, per cui stiamo a sentire. Oggi arriverà un nostro fratello, da molto lontano. Arriverà il flagello di Mosca.
Nella società vampirica il flagello è come se fosse il boia e l'esecutore della legge vampirica. Cioè lo sceriffo che porta avanti le regole, un po' come fosse veramente un capo della polizia. E poi c'è il flagello, che è colui che emette la sentenza. Il flagello di Mosca sta arrivando qui a Torino. Richiede il nostro aiuto per delle sue indagini, per delle sue ricerche. E naturalmente, come le leggi dell'ospitalità richiedono, devo affidargli dell'aiuto. Negare dell'aiuto a un fratello lontano sarebbe quantomeno disdicevole da parte nostra. E noi torinesi non siamo maleducati, giusto? Assolutamente no, nostro sire. Il suo nome è Rykov. Rykov sta portando avanti delle ricerche particolari, diciamo così. Delle ricerche quantomeno folli, secondo alcuni detrattori. Ma Alexandrei sembra essere determinato. È da anni che sta portando avanti queste ricerche contro l'Inquisizione. Alcuni definiscono le sue ricerche assolutamente inutili. Un dispendio di denaro, di risorse e di tempo, per quanto di tutte queste tre cose noi ne abbiamo più che a sufficienza. Voi quattro lo assisterete nelle sue ricerche finché rimarrà all'interno dei confini di Torino, finché non deciderà di andarsene. Ci sono domande? Scuoto la testa anch'io. Sappiamo qualche dettaglio in più su quello che vuole esattamente, tipo posti, persone, oggetti, in modo che possiamo meditare già in anticipo su dove portarlo e come ottimizzare il suo tempo nella nostra favolosa città? Ahimè, i suoi spostamenti nel corso degli ultimi anni sono stati veloci e non tende a condividere informazioni a meno che non sia di persona. Viene definito abbastanza lunatico, paranoico da alcuni. Sono certo che non appena lo conoscerete vi sarà ben chiaro. So soltanto che dovrebbe arrivare qui ormai a momenti. Se vi state chiedendo perché ho chiesto espressamente di voi per questa missione, sapete perché non intendo sprecare ottimi agenti per stare dietro ai vaneggiamenti di un pazzo. Non voglio diminuire la vostra autostima o il vostro valore per la nostra società. Ma immagino che, visto il contenimento danni che siete riusciti a fare 10 anni fa, immagino che anche in questa situazione sarete in grado di aiutare senza creare troppo scompiglio. Faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per rendervi orgoglioso, principe. Molto bene. Spero comunque che sia chiaro un concetto. Questa è una missione diplomatica. Qualsiasi vostro errore, qualsiasi vostra mancanza di rispetto ricadrebbe su di me, non su di voi. I vostri errori verrebbero percepiti come miei. In fondo la mia scelta è ricaduta su di voi. Evitate di farmi pentire della scelta di questa notte. Sono stato chiaro. E vi squadra, vi perfora lo sguardo con una minima occhiata di quegli occhi completamente bianchi. E vi sentite un po' raggelare il sangue, se ancora potete sentire questa sensazione. Cerco di dissimulare il disagio. Provo a accennare un sorriso rassicurante, annuisco. Io mi tiro su ancora più dritto, nel caso in cui avessi perso un po' la posizione, e annuisco. Anch'io dico, chiarissimo. Cristallino. Al termine cristallino lui si concede un sorriso. Molto bene. E in quel momento le porte vengono spalancate, non dall'usciere questa volta, ma da due uomini molto grossi, vestiti non da militari, però un po' tattici. Potrebbero sembrare dei mercenari, delle guardie del corpo o semplicemente degli attaccabrighe. Spalancano entrambe le porte e con un passo cadenzato, i cui tacchi risuonano sul pavimento, i tacchi dei suoi stivali,
È come se mettessero un metronomo sulla vostra ansia. Fa l'ingresso quest'uomo alto, capelli biondi, vestito con quella che sembra una divisa militare, un cappotto appoggiato sulle spalle, degli occhi azzurri, colori del ghiaccio, e una cicatrice sulla parte destra del volto. Entra, vi guarda, prima guarda voi, con un cenno quasi di sufficienza, poi posa lo sguardo su Angelo, accenna un inchino col capo. Priatno poznakomitsia. È un piacere essere qui, Angelo. Aleksandrei, bentornato. Di fronte a voi, Aleksandrei Rajkov-Sharashka riprende la sua posa, mentre i due uomini alle sue spalle richiudono la porta e si mettono dietro di lui, in una posa quasi militare. Vi fissa. Non ho avuto il piacere di presentarmi a voi. Mio nome è Aleksandrei, potete chiamarmi Rajkov. Immagino, Angelo, che loro siano la mia scorta. Esatto, Rajkov. Bentornato. Signori, e Angelo vi guarda. Io faccio... portandovi con lo sguardo appunto a guardare Rajkov. Faccio un passo nella direzione dell'ospite. Ben arrivato. Il mio nome è Lorenzo, gli stringo, cioè gli porgo la mano. Lui te la stringe, la stretta è una delle cose più fredde e decise come una tenaglia, ma il sorriso che ti pone sorride con la bocca, non con gli occhi sono sempre molto di superiorità, percepisci che ti sta squadrando, ti sta studiando e appunto è anche abbastanza poco impressionato da te e dai tuoi compagni, ma il sorriso sul volto invece è dolce, è gentile, c'è questa dicotomia tra ciò che vedi e ciò che percepisci, mentre la sua mano stringe la tua. Piacere di conoscerti. Saremo lieti di facilitare la vostra visita qui in ogni nostra possibilità. Me lo auguro. Faccio un passo indietro. Si gira verso voi tre. Mi avvicino anch'io. Mi tiro via un guanto per stringergli la mano con il mio artiglietto come segno di rispetto, non di scherno. È un vero piacere conoscere il flagello di Mosca, Messer Rajkov. È un piacere essere di nuovo qui a Torino. E stringe la tua mano. Non percepisci un minimo di esitazione nel momento in cui gliela vai a stringere. Non ha fatto un plissé quando ti sei tolto il guanto, e nemmeno quando posa il suo sguardo sul tuo volto ributtante. Te la stringe. È un piacere essere qui. Grazie per tanta cortesia. Si gira. Non si dica mai che qui a Torino non siamo conviviali e ospitali, soprattutto. La cosa che un po' ti spezza il cuore è che si è già girato. Ascolta le tue parole, ma intanto sta già portando il suo sguardo sul prossimo. Vabbè, lo accetto, dai. Mi avvicino io, sempre... un po' carico così, vado a stringergli la mano e gli dico: avremo molto da imparare da una personalità come lei. Quando il suo sguardo si stava posando su Vania, ma quando ti vede fare un passo avanti si gira verso di te e percepisci impercettibilmente il suo sopracciglio fare un leggero inarcamento guardandoti, e puoi anche supporre il perché. È un uomo d'altri tempi. Lui ti guarda, esita, ma poi rimostra quello stesso sorriso che ha venduto a Lorenzo. Sono contento di vedere tanta diversità all'interno di questa città. E te la stringe, con decisione. Io me ne accorgo di questo suo... Ma direi di sì, anche la scelta di parole. La scelta di parole è diplomatica, ma fa male. Doveva proprio sottolinearlo, doveva proprio. Doveva proprio, non poteva farne a meno. Impassibile, stringo la mano, faccio un passo indietro. E infine posa il suo sguardo su Vania. E non alza un solo sopracciglio, ne alza due, fa proprio tipo un... Signorina.
e ti porge lui la mano questa volta. Bentornato a Torino. Sarà un piacere accompagnarvi. Porgo la mano. Ti prende la mano, fa un... nemmeno un baciamano, semplicemente la prende e la solleva e lui si inchina leggermente con un gesto proprio di cortesia. Non cerca di fare il piacione, non ti sfiora nemmeno con le labbra o con la fronte la mano. È un gesto molto antiquato a livello di cortesia, è molto di rispetto nei confronti della donna, il che quasi ti stupisce. Ma il modo in cui poi lascia la mano non è che la lascia andare, no, è come se avesse la mano bagnata e fa un gesto così, non troppo schizzinoso, però percepisce che ha compiuto il 70% del gesto e il restante 30% non gli è interessato. Mm-hmm. E ti ha lasciato. Che classe. Angelo, ti chiederai perché io qui, perché io sono venuto a Torino. In effetti sì, sono domande da farsi, ma sei sempre stato molto riservato, Rykov. Ma se vuoi cominciare a parlarne, ti prego di informare i nostri giovani amici. Capito? Allora, fatemi per favore, chi vuole, mm-hmm. un tiro di intelligenza mm-hmm. più investigare. Okay. Anzi, intelligenza più Galateo. Abbiamo qualche dado fame? Sì, ne abbiamo uno, no? Uno. Tutti quanti partite okay. con un dado fame. Evitate di creare un incidente diplomatico subito, grazie. Ah, molto bene. Vediamo. Chi comincia? Vai, vado io. Io dai, quanti tu metti? 5 dadi, quindi ne tiro 4 e più 1. Mm-hmm. Ok, e 3 1. Successi. 4 successi, ok. Allora, vado vai, io? Vai, allora, vai. Io ne tiro 4. Hai detto Galateo, giusto? Galateo più intelligenza, sì. 4, 2, 6, quindi 5. Ah, 3 successi. Ok, e 1. Ti prego, ok. Ok. Beh. Se non volete voi, cioè Gabbo, Chiara, se volete non fare il tiro, potete non fare il tiro. Io non è obbligatorio. Lo evito... Volentieri. Anche io. Ma com'è? Gabbo, ma non è 5 in Galateo? Pieno così di Galateo, Gabbo. Non immagino. Allora, lasciamo a Diego il Galateo e a Lorenzo. Patrice e Vania, forse anche un po' infastiditi dal modo in cui Rykov si è rivolto a loro, hanno preferito ignorare il tutto. Io mi sono girata anche un attimo verso Gabbo, cercando di non farmi vedere quando mi davano le spalle, e ho fatto tipo un... io l'ho guardata, ho fatto tipo... Vi vado solo a spiegare, gentile pubblico, perché Gabbo e Chiara hanno preferito non tirare. In Vampiri The Masquerade una delle costanti è la fame. Tutti i vampiri hanno un certo languorino dentro di loro, la sete di sangue. E ogni volta che devono andare a effettuare una prova, devono andare a fare un tiro, un tot di dadi, e tutti i dadi che vengono usati sono dadi a 10 facce, un tot dei dadi che devono tirare vengono sostituiti da dei dadi fame. In questo caso loro hanno fame 1, la fame può essere da 0 a 5. Per ogni livello di fame tu vai a sostituire uno dei dadi della tua pool con un dado fame. Per dire, Matt aveva 5, perché lui, adesso io ho la sua scheda sott'occhio, lui ha intelligenza 2, Galateo 3. Questo vuol dire che intelligenza più Galateo ha una pool di 5 dadi. Fame 1 vuol dire che uno di questi dadi è un dado fame, quindi ne tira 4 normali e un dado fame. Se per caso sul dado fame dovesse venire un 1 o dovesse fare un 10 in coppia con un altro 10 nella pool di dadi, si risveglia un pochino l'istinto basso di volersi nutrire e succedono un po' bordelli. Purtroppo il risveglio della bestia, la fame incontrollabile, come dicevo nell'introduzione, sarà uno dei grandi temi di questa campagna, ma come anche uno dei grandi temi proprio di Vampire la Masquerade. Il cercare di bilanciare i propri istinti primordiali con le necessità di mantenere una facciata, una Masquerade.
Ed è per questo che Chiara e Gabbo hanno preferito non tirare. Non vogliono rischiare di dover saltare al collo o tipo strappare un braccio a qualcuno perché la fame ha preso sopravvento. O magari evitiamo di sputare i piedi di qualcuno. Sputtaniamo la campagna nella prima ora. Esatto, aspettiamo almeno la seconda metà della sessione. Esatto, perché nel momento in cui la bestia, la sete di sangue si risveglia, la conseguenza di eventi non è prevedibile, ma è sicuramente disastrosa. Avrei preferito appunto evitare di sentire quel fortissimo Lorenzo e Diego, invece, voi percepite nelle parole sia di Rykov che di Angelo che adesso è come se stessero giocando a scacchi. Mm-hmm. Ovvero Rykov sta sottilmente andando a testare se voi quattro gli siete stati affidati perché meritevoli o perché siete semplicemente stati mandati qua, giusto per non contravvenire alle leggi dell'ospitalità, ma senza nemmeno troppo impegnarsi. Al contempo, ma Angelo invece vi sta cercando un minimo di difendere il vostro onore, o almeno l'onore della Camarilla di Torino, di cui ovviamente voi fate parte. C'è questa piccola partita diplomatica a scacchi che sta avvenendo tra loro due. Rykov si gira verso di voi. Immagino che in vostra giovane vita avrete avuto modo di sapere di inquisizioni, da? Mm-hmm. Anche troppo. Annuisco. La seconda inquisizione è un insieme di organi segreti, militari e privati, di esseri umani che sono a conoscenza dell'esistenza dei vampiri e cercano in tutti i modi di liberare il mondo da questa piaga. È una società segreta, come può essere formata da organi come l'FBI, la CIA. E vampiri e inquisizione spesso si trovano a fare qualche baruffa o direttamente qualche guerra fredda, qualche guerra segreta di spionaggio. Guerre aperte cercano entrambi di evitarle. Nessuno dei due vuole che questo pacco di informazioni assolutamente fuori di testa sia di dominio pubblico. Io ormai sono anni che seguo passi di inquisizione in giro per mondo. Sto seguendo loro ricerca di un manufatto, di un oggetto definito semplicemente in documenti privati come FMC. Che cosa sia impossibile saperlo, ma da mie ricerche sono riuscito a risalire a possibile entità di suo contenuto. FMC dovrebbe stare per Forbidden Messiah's Cup. Ok. E... Sì, Mario? Io andrei di un tiro occulto per vedere se la cosa mi risveglia. Tirami intelligenza più occulto. Quindi 4 e 7, sempre. Allora sì, diciamo 5. O però poi il sesto Non è andata benissimo. Alla grande. No, scusa, no, dovevo fare un solo uno. Il sesto e poi il dado fame. Vai. Okay. Madonna, vabbè. Un successo. Ti va di culo perché non c'è bisogno di un genio per capire che Inquisizione, Forbidden Messiah's Cup, la coppa proibita del Messia. Non ti viene difficile fare 2+2. La sigla FMC non ti è mai capitata di leggerla nei tuoi studi, nei tuoi tomi, ma... Non ti viene troppo difficile andare a dedurre che si possa trattare della coppa di Cristo, del Sacro Graal. E a questo riguardo però non mi vengono in mente cose, nozioni particolari riguardante a Torino. Che... Sai che Torino è uno dei 6.000 luoghi nel mondo in cui si dice sia nascosto il Sacro Graal, sai, di tutte le leggende che sono partite. Ti ricordi le grandi tirate che ti faceva tuo nonno quando ancora era vivo su quanto i film d'avventura e simili abbiano rovinato l'archeologia e abbiano promosso la diffusione di false informazioni, credenze, miti?
e simili. Al di là di quello non ti sovviene nessun, okay, nessun pensiero aggiuntivo. Rykov vi guarda. Riesci a intuire la scintilla nei tuoi occhi, capendo che tu abbia compreso, infatti fa sì. Il Sacro Graal, il calice di Cristo. Quanto sembra Inquisizione sta cercando il calice di Gesù Cristo. Angelo, voi lo vedete, perché è alle spalle di Rykov, e vedete che se potesse farlo, starebbe facendo tipo... Porca puttana. Lo percepite nel suo sguardo che è tipo... Ok. Shit, here we go again. Quindi, Rykov, tu stai cercando il Sacro Graal? Sì. Non credere io non nota punta di scetticismo in tua voce, Angelo. È esattamente ciò che sto cercando. Quanto sembra Inquisizione anni che cerca di risalire a ubicazione di Sacro Graal. Come ben sapete, Acqua Santa non fa niente noi vampiri. Ma secondo antiche scritture, antichi documenti, sembrerebbe Sacro Graal invece abbia questo potere. E torturando persone giuste ho scoperto che piano di Inquisizione è utilizzare il Sacro Graal per liberarsi una volta per tutte dei Cainiti. E questo è male. Io l'unica reazione che ho avuto è stato quando ho sentito Sacro Graal, che tipo anche io che sono un ignorante e ho visto almeno una volta Indiana Jones nella mia vita, ne ho sentito parlare, però per il resto cioè non... Lo sento parlare, mi sento un po' di fastidio, però boh, tutto qua. Io so per sentito dire, semplicemente perché sono cresciuta da sempre a Torino, che si dice che sia sepolto sotto la Gran Madre, ma... Ovviamente non ci ho mai creduto. Soprattutto scavi sono stati fatti alla Gran Madre e almeno si dice che, ma nessuno, cioè non ci sono le grandi visite alla Gran Madre per andare a vedere il Sacro Graal. No, decisamente. Rykov vi guarda. Io ho viaggiato per anni in giro per mondo. Sono stato in Turchia. Sono stato New Orleans, sono stato Londra, ho girato tanto a lungo. A quanto sembra, ultima traccia che ha portato me qui, seguendo passi di Inquisizione, era al Cairo, in Egitto. Ho interrogato con molto successo servitori di Inquisizione. Sembra che da carte, da documenti del museo del Cairo, una cassa è stata mandata agli egipezchi musei, museo egizio di Torino. Sono qui per confermare. Sto seguendo passi di Inquisizione ormai da anni. Forse io un passo più vicino a chiusura di questa infinita ricerca. Vi fa vedere, tira fuori una foto. Una foto appunto di quella che sembrerebbe il registro del Museo del Cairo. E vi fa vedere appunto che un secolo prima, il 26 febbraio 1917, è stata spedita una cassa dal Museo del Cairo, destinazione Museo Egizio di Torino. Quando? Nel 1917, 26 febbraio. Che miseria. Ho seguito spostamenti di Inquisizione, spostamenti di formazioni, casse, persone. E questa è ultima prova, ultima traccia, ultima mollica di pane che io ho avuto modo di recuperare. Questa mia pista, gradirei vostro aiuto. E questa volta porta lo sguardo su Angelo.
Mi stai dicendo, Raikov, che potremmo avere guai con l'Inquisizione. Se tu hai seguito i loro passi, vuol dire che loro sono già alla ricerca di questa cassa, o sbaglio? Da Inquisizione passo avanti a noi. Noi probabile che loro cercheranno di ostacolare i nostri progressi. Nel momento in cui Raikov si mette a parlare con il principe, io provo a sbirciare la faccia degli altri per capire il loro stato d'animo, per capire se sono più o meno consapevoli di quello che stiamo parlando, o se, soprattutto se pensano che stia dicendo un sacco di fregnacce o no. Nel senso, quindi vorrei capire un po' lo stato. Prego. Quindi, ti faccio un tiro o no? Guarda, dipende quanto i ragazzi vogliono dissimulare il proprio stato d'animo. Ditemi voi, ragazzi, se volete cercare di mantenere una certa aplomb di fronte ad Angela e Raikov, oppure se non vi tange, non è una cosa che vi preoccupa. A me non preoccupa, perché sono abbastanza nutro tanto rispetto nei confronti di Angelo. Se questo qua fa il coglione, Angelo, quindi sono abbastanza tranquillo io in questo momento. Chiaro. Pure io, in verità, sono impressionato dalla notizia del Graal, però la missione è la missione, quindi sì, diciamo che comunque tento di mantenere un certo aplomb davanti a... Ti tiro un autocontrollo e Galateo, se vuoi. Sì, se vuoi dissimulare, fai tranquillamente un autocontrollo più Galateo. Chiara? A me sembra soltanto una gran rottura. Penso soltanto che dovremmo stare dietro a sto tizio per un sacco di tempo e magari andare a rompere le scatole all'Inquisizione, cosa che non ho assolutamente voglia di fare. Ecco, questo sì, preoccupa un pelino anche me. Dai, guarda il lato positivo, Vania, hai post programmati. Perché raga, Vania... devo chiudere un attimo la porta, scusate. Vai. Perché Vania ha una vita... ok, sono tre successi. Aspetta, ne tiro altri due, l'ultimo è il... Sto già pensando a che foto potrei fare al Museo Egizio. Va bene. Quindi... Perfetto. Sì, Diego riesce senza troppi problemi a... mascherare un pochino il oh mio Dio, cosa sta succedendo, di che cosa stanno parlando, il Sacro Graal che siamo appunto in un film di Spielberg. Ok. Quindi Mario, riesci a capire che sia Patrice che Patrice è come l'hai sempre visto in presenza di Angelo: statuario, immobile, militare. Sì. Vania è sfacciata e leggermente annoiata come sempre. Non è una cosa che ti sorprende, anzi la cosa che ti stupisce di più è che Angelo tolleri questo atteggiamento all'interno delle sue sale da parte sua. Evidentemente Livio, il suo sire, se ha lisciato a lungo Angelo e preferisce sopportare Vania piuttosto che sopportare le leccate di culo di Livio. E invece appunto da Diego vedi una certa compostezza. Ok. Raikov si gira verso di voi. Ci sono domande? Sì, andrebbe nello specifico, immagino che potremo parlarne in un secondo momento senza rubare ulteriore tempo al principe. Va bene. Angelo vi guarda e fa: Raikov, se puoi gentilmente aspettarci fuori. Avrei un'ultima cosa da dire ai miei protetti, prima di affidarli alle tue cure. Da, più che comprensibile. Tolstoi, Kowalski, andiamo. E lo dice guardando i due energumeni che da quando sono entrati non si sono mossi di un millimetro. Non hanno sbattuto le palpebre. Vabbè, uno ha gli occhiali da sole, quindi... Però due statue di sale, che però all'accenno, allo sguardo di Raikov, simultaneamente, come se l'avessero provato per settimane, aprono le due porte, fanno uscire Raikov
che attraversa al centro perfetto della, dell'apertura, per poi richiuderla alle sue spalle con loro fuori. E Angelo vi guarda mentre si sistema i gemelli della giacca. Una persona particolare, Raikov. A dir poco, azzarderei dire. Singolare, già. Sbuffo dal naso. So che potrebbe risultare problematico lavorare con lui. Trovate un modo. Ma state attenti all'Inquisizione. Hanno sempre agito nell'ombra, non hanno mai provocato troppi guai all'interno dei confini torinesi. Ma questo perché non abbiamo mai stuzzicato il cane che dorme. Se volete investigare sui spostamenti degli umani, andate a chiedere a qualcuno dei tanti informatori che abbiamo. Magari qualcuno di loro può sapere qualcosa. Altrimenti seguite Raikov. Anche lui, bene o male, dovrebbe avere le stesse informazioni. A voi la palla, giovani. Principe, se posso io avrei soltanto un ultimo quesito che penso possa essere abbastanza d'impatto sulla buona o mala riuscita della nostra missione. Domanda pure, Diego. Nell'ipotetico caso in cui effettivamente questa ricerca ci portasse davvero a trovare il Graal, cosa vuole che facciamo? Glielo lasciamo al flagello Raikov o preferisce che rimanga di appartenenza torinese? Questa è una questione che verrà affrontata insieme a Raikov all'interno di questa stessa stanza. Perfetto. Non siamo criminali di bassa lega. Non esiste il chi prima arriva meglio alloggia. Ci sono delle regole da seguire, delle leggi morali a cui ci dobbiamo affidare. Sono sicuro che Raikov comprenderà. Quindi, nel caso veramente questa ricerca dovesse andare esattamente dove Raikov spera e voi doveste veramente ritrovare il calice di Cristo, riportatelo qui. E poi starà a noi decidere che cosa farne. Se voi vi fidate del flagello, allora io farò altrettanto, mio principe. Oh, Diego. E si avvicina verso di te di nuovo, come 10 anni fa, prendendoti il viso in una mano. Ancora non hai imparato. Io non mi fido di nessuno, Diego. Mi fido delle regole che abbiamo istituito. Mi fido della paura che instillo e del rispetto che richiedo. È più facile affidarsi a concetti astratti che alle persone vive o meno che ci circondano. Imparerai molto presto che questa legge regola il mondo. La fiducia è un lusso che non mi posso permettere, dice allontanandosi da te e tornando a sedersi dietro la sua scrivania. Come puoi essere tradito? Come può la tua fiducia essere mal riposta se non la riponi in nessuno? Sacrosante parole, principe. Sacrosante parole. Io non mi fido di voi. Mi fido che voi farete ciò che è giusto e seguendo le regole della Masquerade per far sì che tutto quanto questa notte vada liscio. Sono stato chiaro? Assolutamente. Sì, signore. Sì, signore. Sì, mio principe. Molto bene. Prego. Vi farei in bocca al lupo, ma non sono scaramantico e non credo alle leggende urbane. E con questo punto finale lascia la sua ultima nota di scetticismo sulla ricerca di questa notte. Appena accennato. Io faccio un cenno con la testa, mi giro e mi incammino verso... Anch'io. Verso l'uscita. Io faccio altrettanto, anzi, inchino, mi giro e uscendo parlando fra me e me, sussurro. Ironico. Pensare che credevo fossimo noi le leggende da queste parti. Riesco. Sì, anch'io che ero rimasto più che altro
un po' imbambolato lì, evidentemente, cioè, sto già cominciando a mettere in moto pensieri vari ed eventuali, comunque quando ti si muovono anche Diego fa per uscire, mi congedo anche io con un cenno del capo e lo seguo. Aprite la porta, stavolta la aprite voi, non c'è un usciere, dovete voi mettervi lì e uscire. E ritrovate lì Rykov, che si sta sistemando i guanti e il cappotto sulle spalle, mentre dietro di lui ci sono Tolstoj e Kowalski, immobili. E vi guarda. Allora, pronti? Credo che due possibilità si presentano di fronte a noi. Seguire la storia o seguire il presente. Vedere dove questa cassa ci conduce o vedere dove Inquisizione si nasconde. Cercare di capire se possiamo stare un passo avanti a loro. Io non ho mai avuto a che fare personalmente con l'Inquisizione, ma ho sentito delle cose che mi ha detto Giacomo, che ha un po' più di esperienza in questo ambito, e quindi guardo un po' intorno rispetto agli altri. Io sarei ovviamente più portato a menare le mani, però però aspetto quello che dicono gli altri perché sono ignorante. Io sarei ovviamente per non andare a pestare i piedi a qualcuno che sta cercando di ucciderci, quindi... Peccato. Personalmente credo... Infatti io mi giro proprio verso Lorenzo. Tu cosa ne pensi, Lorenzo? Per una cassa ci può essere utile o rischiamo soltanto di pestare le orme degli inquisitori? La traccia temo sia un po' fredda, ma del resto andare a capire dove si sta muovendo l'Inquisizione sperando di trovare proprio coloro che sono a loro volta sulle tracce del Graal mette insieme un certo numero di probabilità, e per mia natura sarei per controllare prima i registri e vedere che cosa ci raccontano e che cosa la storia di questa città a riguardo ci dice, ed eventualmente che cosa il sottobosco di Torino, parlo di occulto, ci potrebbe suggerire. Guardo Rykov, non ho idea della qualità o della accuratezza delle vostre informazioni riguardo al territorio di Torino, ma credo che incrociare le fonti potrebbe portare qualche beneficio. Io purtroppo di Torino tanti anni che non visita. Io so solo ciò che ho scoperto in mie ricerche. Ero in Turchia, Ankara, seguito passi di questa cassa spedita al Museo Egizio di Cairo 24 febbraio, direttamente da Ankara, e 26 febbraio 1917. Spedita dal Museo di Cairo al Museo di Torino. Non credo in coincidenze, giovane amico mio. Credo che quella cassa sia ciò che noi cerchiamo e ciò che anche Inquisizione sta cercando. Beh, immagino che fare una visita al Museo di Torino sia il primo passo. Io annuisco, tipo. Suppongo di sì. Anche se sicuramente dobbiamo fare doppiamente attenzione. Già. Andare proprio dove dovrebbe esserci questa cassa da una parte potrebbe lasciarci con un pugno di polvere, dall'altra invece con un pugno pieno di inquisitori, quindi... Che vantaggio potremmo avere sugli inquisitori che in questo momento si stanno muovendo? Ne abbiamo un'idea? Niente. Io non so come Inquisizione muove in Torino. Ho seguito Inquisizioni in tutte parti di globo e penso che andrò a informarmi. E già, quando dice informarmi, il suo sorriso diventa molto più ampio di quanto non abbiate mai visto e percepite una falsità in quella gentilezza ostentata e nella bontà di quelle parole,
che è un po' di metà disagio. Sta andando a torturare qualcuno. Se, prima di mettersi a, diciamo, usare metodologie molto... Potremmo provare a, anche qui a muovere i contatti che abbiamo e capire la situazione dell'Inquisizione. Raikov fa un passo avanti, ti viene a tanto così dal volto. Lorenzo, giusto? Mm-hmm. Io apprezzo vostro aiuto, ma non apprezzo voi giudicare i miei metodi. Quindi per futuro, se vuoi che questa collaborazione vada avanti, se non vuoi che io lamenta con tuo principe di mancanza di rispetto nei tuoi confronti, allora meglio se tu zitto in mia presenza, o almeno pensa meglio quando aprire bocca. Sono stato chiaro? Mm-hmm. Mi scuso. Molto bene. Se voi volete seguire Cassa, io da foto, io andrò a cercare Inquisizione. Se voi troppo paura che i miei metodi possano essere troppo decisivi, lascio a voi Inquisizione. Io seguo Cassa. Per me è indifferente. Penso che andremo a cercare la cassa. Io allungo già la mano per prendere i fogli. Mm-hmm. Come dice lei? Come dice lei? Penso che anche se perdesse la vita qualche elemento dell'Inquisizione non sia un grosso problema per noi altri. Anzi, visto che ultimamente si stanno muovendo in maniera piuttosto fastidiosa nella regione, meno ce ne sono. Rimaniamo in contatto, ci passiamo un numero di telefono, qualche codice, Messer Raikov o a qualche metodologia di comunicazione differente. Kowalski, vedi che Kowalski ti dà un biglietto da visita in cui non c'è scritto niente, solo il numero di telefono. E vedi che Kowalski tira su un cellulare non bellissimo. Ti sembra un non spartano, ma molto, diciamo, quasi da guerra. Un telefono molto rigido con tipo una cover di quelle proprio carro armato. Pipì. Quello era il suono del cellulare di Kowalski. Ah, ecco, perfetto. Certo. Arrivato, messaggio. Quanto sono grossi Kowalski e l'altro? Più di te. Okay. È il messaggino che dice tipo benvenuto in Unione Europea. Esatto, spendi solo X euro per messaggi per navigare. Oh, succo briat. Lui da Vania la foto e appunto sono due o tre foto dei registri e simili. Dopodiché si risistema il cappotto. Kowalski rimette il cellulare a posto. Molto bene. Allora, per qualsiasi informazione, io tieni in contatto con voi. Tutto chiaro? E faccio altrettanto. Tiro fuori un mio biglietto da visita e io lo passo. A chi? A Kowalski me l'ha dato. Kowalski. Perfetto, allora do a Kowalski il mio biglietto da visita. Kowalski lo guarda per un secondo buono e poi lo prende. Non come se stesse pensando se lo devo prendere o no, è come se si fosse fermato un istante tipo buffering. Ok, lo prendo. C'è stato un po' di lag nell'arrivo del esatto board. Infatti l'hai visto anche un attimo in T-pose. Molto bene. Fatto. Mi auguro che vostre ricerche portino a buoni risultati e che i vostri modi siano più adeguati ai miei confronti. E dice guardando Lorenzo. Immagina. Lorenzo, mi fai un... Aia, arriva lo sbugiardamento. Oh no. Mi fai un tiro, per favore, di autocontrollo più... Oh no. Ci sta per... No, vabbè, dai, ce l'ha l'autocontrollo. Mi sono pestato una merda. Sarebbe la prima volta. Direi... Autocontrollo più fermezza. Ok. Greve. Vediamo quanti successi fai. Ragazzi, in Vampiri, dal 6 in su è un successo.
Quindi ogni dado ti dà la possibilità di fare un... Hai un 50-50... bravo. Un 50-50 di fare un successo con ogni dado. In questo caso, il buon Mario ha fatto un successo. Gli uno non contano come fallimenti critici sui dadi normali. Sui dadi fame, sì. Adesso Mario ha tirato 4 dadi normali. Se non sbaglio, devi tirare un dado fame, che fa un 9. Ok. Onesto. Ti senti penetrato da quelle parole. Ti senti veramente... perforato da mille lance di freddo, proprio di puro gelo. Ma non è la prima volta che ti trovi in situazioni in cui qualcuno viene infastidito da un gesto assolutamente innocuo che tu hai compiuto, assolutamente innocente. Ci sei ormai abituato, anche con Valerio stesso, il tuo sire, ti è capitato più volte. Ormai ci hai fatto la scorza da questo punto di vista. Quindi semplicemente rispondi con un cenno del capo. Molto bene. Allora, signori, da Zvidania. Tolso intanto aveva già chiamato l'ascensore. E si apre. Matt? Non appena avremo ulteriori notizie, non esiteremo a chiamarvi, flagello. Buona fortuna con la vostra caccia. Me lo auguro, dice salendo sull'ascensore. Si gira verso di voi. E vi prego, chiamatemi Rykov. E le porte si chiudono su di lui con quegli occhi di ghiaccio e il sorriso più falso che avete visto negli ultimi anni. Io mi giro verso gli altri. Però, a livello attoriale, wow! Cioè, è bravo coi tempi e tutto quanto. Cavolo, anche prima i suoi due tizi che gli hanno aperto la porta. Chissà quanto hanno provato. Lorenzo, dovremmo anche noi darci un po' più da fare. Ti guardo con uno sguardo un po' più... anzi, meno giocoso di quello che richiederebbe... quello che dici, però sto evidentemente che sto pensando a cose. Io scuoto la testa. 10 anni per rivedere il nostro sire e ci dà da compito fare la balia a uno stronzo. Beh, che dire, potevo quindi andarci. Letteralmente i vecchi compagni in gita scolastica? A quanto pare. Lorenzo, mi fai un tiro su... cioè Mario, mi fai un tiro su intelligenza più... più accademiche. Ok, quindi di nuovo allora 5. Anche Matt, fammi un tiro anche tu su intelligenza. Ok, più... qui te lo lascio a te se farlo su espressività, no, manualità. Ok, che appunto riveliamo che Diego ha fatto anche il costumista, oppure anche tu su accademiche. No, vado assolutamente di manualità, che mi favorisce. Olè, è arrivato subito. Oh no. Ok. Weebo. What happened? Non stavo guardando Roll 20. Oh no. È successo. No, no. Ok, allora. Nel frattempo fallo tu, Matt. E poi passiamo. Ok, 2 successi. 3 successi. Allora, prima di iniziare... Mario, vuoi usare un punto volontà per evitare che la bestia ti prenda un attimo il sopravvento? Ti vuoi lasciare un attimo andare? Sì, beh, no, direi che fare figuracce fuori dall'ufficio del capo. Come dire, non è il modo migliore per cominciare. Quindi niente, mi segno un power. Nel frattempo spiego al pubblico. Quando si effettua un 1 su un dado sangue, si risveglia la bestia. Il vampiro ha soltanto due possibilità. O cedere ai suoi istinti bassi, oppure sfruttare un punto volontà. Ogni vampiro ha un tot di punti volontà all'interno della propria giocata, e volendo può spenderne uno per evitare di cedere alla sua sete di sangue. Lorenzo, nel momento in cui le porte si chiudono, il tuo cervello, che fino a quel momento è stato estremamente analitico, stava lavorando passo passo con molta serenità. Quando le porte si chiudono, se fossi ancora umano, ti sarebbe venuto da tirare un sospiro, tipo ansia pura, e percepisci sudore sulla tua fronte, anche se sai di non stare sudando. Senti di stare perdendo un attimo il controllo, ma ti affidi a tutti quanti i tuoi migliori istinti per cercare di riprenderti. Cerchi di rallentare ogni tuo ritmo, ogni tuo pensiero. Calmati, Lorenzo, calmati.
se n'è andato. Andrà meglio la prossima volta. Riesce a riprendere la padronanza. Vediamo se... Ok. E ti prendi un attimo per te. Ti estranei dagli altri. E quando riprendi un attimo il controllo, riesaminando... Praticamente vai a ripercorrere tutto quanto quello che è appena successo. Quindi i tuoi momenti con Angelo, l'arrivo di Rykov, il vostro dialogo, lui che se ne va. E sia tu che Diego vi rendete conto che la divisa che stava portando Rykov è una divisa dell'Unione Sovietica. Avete riconosciuto le mostrine, tu per i tuoi studi di storia, Lorenzo, Diego per i tuoi studi da costumista. Ti è capitato di dover andare a fare i costumi per una messa in scena di Romeo e Giulietta mixato con la Guerra Fredda, dove bellissimo. Romeo faceva parte degli americani e Giulietta invece dell'Unione Sovietica. E quindi ti ricordi di quelle volte che sei dovuto andare a fare ricerche sui costumi storici degli anni 60. Le porte si sono chiuse, siete rimasti da soli nella sala d'attesa. A voi. Allora, io faccio per tornare a sedermi sui divani, mi sistemo il vestito, abbasso la gonna, mi siedo e prendo i fogli e inizio a guardarli. Non è forse il caso di spostarci da qua? Com'è la qualità foto delle immagini? Buone, sembrano state fatte con una macchina digitale e poi stampate su fogli da fotografia. Allora sono piacevolmente impressionata. Rykov fa uno all'antica. Lorenzo, direi che in realtà è molto meglio che ci ristudiamo un attimino qui. Anzi, aspetta, passo indietro. Ragiono un attimo, nel palazzo ci sono tipo delle sale riunioni dove ci si può andare un attimo in tranquillità a confrontare, o tutto il palazzo è off limits per noi altri? Io proporrei di parlarne davanti a un bel bicchiere di sangue. Sì, in effetti a Chiara, cioè a Vania, viene in mente che c'è un posto dove potresti andare per parlarne con più calma. Conosco tutti i posticini migliori, ragazzi. Non è tanto il migliore quello che mi interessa quanto il più sicuro. Queste sono informazioni che non devono trapelare per nessun motivo al mondo, se no ci fanno una chiappa a testa, prima uno e poi indico la porta e poi l'altro. Impressionato dalla rapidità di ragionamento faccio... Beh, sì, però fido assolutamente del tuo gusto impeccabile. Bene, seguitemi allora, faccio per alzarmi e vado verso gli ascensori. Ma seguo. Seguo. Siete mai stati al Picaresque? Il Pica che? Ok, immagino di no. Beh, c'è sempre una prima volta. Oh beh. Entro in ascensore. Salite tutti quanti sull'ascensore, scendete all'ultimo, al piano terra. E... Come vuoi dire? Come vuoi portarli al Picaresque? Ormai sono anni che vivi a Torino, in cui la tua carriera è proceduta e volendo una macchina, se serve, ce l'hai. Non potevamo prendere una delle macchine che ci sono nel... Potete chiedere all'usciere. Beh, potrebbe servirci in effetti. Vabbè, che dov'è il Picaresque? Picaresque in zona Quadrilatero. È al Quadrilatero, vabbè, ci andiamo a piedi poi dal Quadrilatero al Museo Egizio. Volendo, sì. Cioè, più che altro in macchina che giro fai? Più che altro è difficile arrivarci in macchina. Esatto. Parcheggiate nel parcheggio di Piazza Castello e poi andate al Quadrilatero. Sì, io... arrivato al piano terra, chiedo all'usciere se... ci è concesso un mezzo di trasporto dell'organizzazione. Quando vi vede scendere, l'usciere vi guarda in maniera un po' meccanica, tipo così. Quando ti avvicini, vai, chiedi. Dunque, siamo in missione per conto di Angelo. Abbiamo accesso a uno dei... Abbiamo, già ti mette delle chiavi sul bancone. Buona serata. Per qualsiasi altra cosa non esitate a chiedere. Wow, Pat, tu sì che ci sai fare. Prossima volta che devo chiedere qualcosa ti chiamo.
Sarebbe figo avere sempre accesso a tutte queste cose in questo modo così semplice, vero? Ottime doti diplomatiche, Pat. Ottime doti diplomatiche. Lo sapete. Prendo le chiavi così e mi dirigo verso l'ascensore facendomene saltellare un po' tipo così, tra le mani. Sul portachiavi c'è un... cioè, attaccate le chiavi, c'è un piccolo portachiavi che ti segnala dove è stata parcheggiata. Quindi era molto, molto, molto furbo come metodo. E ritrovate molto in fretta la macchina. È un fuoristrada, cioè un macchinone della BMW nero, completamente nero. Non troppo diverso da quello che avete preso 10 anni prima insieme a Giacomo. Che classe! Ci batto piano. Perché sennò ho mano. Fai una prova di forza. No, vabbè, cioè, no, proprio, controllandomi, proprio, pa, di sopra. Pat. Mi strego un po' le mani, guido io. Bene, apro... io faccio per andare a sedermi davanti. Apro la portiera davanti. Io guardo Diego, almeno questa volta saremo più comodi. Oh, faccio un cenno di assenso a Diego. Ma l'hai detto a voce alta o l'hai fatto capire? No, no, gliel'ho detto... No, okay. E io dopo aver chiuso la portiera faccio... Sì, decisamente. Questa volta non ci schiacceremo le noci, insomma. Molto bene. Vorrete mica dirmi che stavate stretti? Apro, salgo. No, stretti no, però... C'è quella questione di troppo contatto fisico. Sei comunque, come dire... di una bella presenza, importante direi. Quindi ma mentre loro parlano tiro giù il coso davanti per guardarmi nello specchio. Sei perfetta come sempre. Lo richiudo. Compiaciuta. Boh, io metto in moto e Vania, portami in questo posto. Tirami il autocontrollo più guidare. È proprio... No, facciamo un incidente ora. No, vabbè, a meno che non fallisca ogni singolo tiro. Autocontrollo più... Guidare. Cioè, praticamente se fai fallimento su bestialità, esatto. L'acceleratore... Vabbè, almeno un successo spero lo faccia, anche perché appunto il fallimento critico avviene soltanto se... Ma sul dado fa... Easy, oh, no. No, attenzione, il fallimento critico avviene soltanto se il dado fame segna uno e non hai fatto successi negli altri dadi. Sì, mi basta la fame mentre guida per creare casini. Ma ha fatto due successi, ha una guida molto, molto tranquilla, non è sportiva, nessuno di voi se fosse ancora vivo avrebbe il mal d'auto. Accendo la radio. Accendi la radio. Sì. Stanno passando... cosa c'è a tarda sera? Per sbaglio accendi su Radio Maria, via. No! Ah, cambio! No! Una luce irradia il mondo. Aspetta, se vai su questa frequenza, a quest'ora ci dovrebbe essere musica classica su questa stazione radio. Molto ok, distanza. Mi ricorderò di evitarla. Giri, arrivi su Virgin Radio e c'è Werewolves of London. Via. Ok, va bene. E che ore sono? Sono circa le 11, direi. Tra le 10 e mezza e le 11. Allora tiro fuori il cellulare e faccio una storia. E dico, ragazzi, stasera serata al Valentino annullata, sono qui a fare una rimpatriata con alcuni vecchi amici. Ciao! Inquadro gli altri, faccio salutate. Albero. Io che sto facendo i miei ragionamenti sono preso completamente alla sprovvista. Ti ricordo, allora, mentre giri la storia, tu decido che filtro mettere, probabilmente metto a tutti quanti tipo delle orecchie da gatto. Mentre decidi i filtri, ti torna però un attimo in memoria quello che ti ha detto Livio, ovvero, ok, hai una identità pubblica, ma almeno quando fai missioni per conto del principe, evita di postare. Però state fregartene oppure no. Metto visibile solo agli amici stretti. Quindi due persone, credo. Tipo... Gli amici stretti sono quelli di cui mi nutro. Ah, beh, giusto. Faccio vedere le storie solo loro. Hanno questo privilegio, no, poi di vedere le mie storie, esatto. A che prezzo? Tipo Snapchat privato. Comunque ho adorato quella foto che vi pubblicato in quel bar con tutte le luci viola e verdi. Molto di classe, veramente molto bello. Vania, sei sicura che pubblicare quella foto
data le circostanze, sia una cosa saggia. Guarda, non ti si riconosce neanche, glielo faccio vedere e ha tipo appunto il muso da gatto. Il trone, sì. Sì, sì, i vostri visi sono tutti occultati dal filtro. Che carino, siamo dei gatti. Non l'avevo ancora visto questo filtro. Nel frattempo state guidando. Gli dico, vi ricordate i tempi di Vampire Freaks? Che ridere pensare che avevo un account. Sono sembra ironico adesso. Scusatemi. Sono i tuoi simp, quelli di cui ti nutri. I miei simp. Simp for Chiara, hashtag trending ovunque. Comunque, guidate. La notte è placida. Le luci di Torino, non le luci d'artista, ma le luci di Torino, si riflettono sui vetri della BMW. Attraversate tutto Corso Inghilterra, svoltate su Piazza Statuto, anzi su Piazza 18 Dicembre, prendete via Cernaia, via Pietro Micca, arrivate fino nella maestosa Piazza Castello e andate a parcheggiare il più possibile vicino al quadrilatero. Quattro passi e vi ritrovate nelle viuzze del quadrilatero, uno dei quartieri più trendy di Torino. Diciamo che ci sono due quartieri molto in voga, anzi tre, uno ormai però ormai ha lasciato il suo tempo. Il primo sono i Murazzi, dove si faceva proprio baldoria, droga, alcol, i giovani passavano il loro tempo lì. Adesso si sono spostati in quello che viene definito San Salvario, che comunque sia un minimo ripulito nel corso degli ultimi anni. E poi c'è il quadrilatero, che è diciamo la versione un po' più sciccosetta di San Salvario. E tra tutte queste viuzze arrivate di fronte a un piccolo locale che con degli scalini che portano verso il basso e sopra un'insegna al neon rossa su sfondo nero che dice Picaresque. Spero allora che sia un posto figo. Dopo di voi, signori. Io faccio per mettere il naso dentro, vedo quanta gente c'è. Il locale è vuoto. Nel momento in cui apri la porta e scendi gli scalini, rivedi quel locale che ormai hai imparato a frequentare. È un piccolo locale con un bancone, tre sedute di fronte al bancone, giusto due o tre tavolini, in una stanzetta che non è più grande di 45 metri quadri. È molto intimo, luci soffuse, ha un po' quell'area da lunch bar. Al momento non c'è nessuno all'interno, c'è soltanto questa musica molto tranquilla che va in sottofondo. E dietro al bancone c'è una giovane donna, una ragazza, capelli corti, con questo caschetto scalato verso il lungo più si avvicina ai lineamenti del volto. Porta un grembiule rosso, dei guanti in lattice neri, ha in mano uno shaker in questo momento, che probabilmente lo tiene più che altro per esercitarsi nel fare determinati cocktail. Da dietro, da sotto quella che è una piccola camicetta, si vedono tatuaggi che partono dal polso e arrivano fino al collo. Qualche piercing sul viso. Nel momento in cui entrate e la porta fa un ping e la campanella smette di suonare, Vesna si gira verso di voi e fa: Vania! Ciao! Ho portato qualche amico, Ves, spero che non ti dispiaccia. Ma figurati, ogni nuovo cliente è sempre un buon cliente. Benvenuti, benvenuti, prego! E ti si avvicina, esce dal bancone, proprio ti saluta prendendoti le mani. Come stai? Bene, diciamo che mi sono un po' saltati i piani per la serata, quindi non so se è presente, però vabbè, non è che avessi troppo voglia di andarci fin dall'inizio, quindi tutto ok, mi va bene anche venire qui a bere qualcosa e chiacchierare, però avremo bisogno di un posto per fare qualche chiacchiera un po' discreta. Il Picaresco è sempre aperto per te, Vania, e vi guarda. Piacere, sono Vesna Kovacevic, piacere di conoscervi. E vi sorride questa presenza molto giovane, dai tratti leggermente dell'Est Europa, con questo sorriso molto dolce, molto accogliente, e vi sorride, porgendovi la mano, guardandovi. Io prendo la mano e faccio memore del gesto di Angelo, lo stesso tipo di inchino con il baciamano senza appoggiare. Mm-hmm. Molto lieto, Miss Vesna. Io sono Diego Alimanni. Io le do la mano. Patrice.
E a quel solo Patrice Vesna fa... Mm. E poi guarda Lorenzo. Per ultimo. Io guardo Patrice, ma lo fulmino. Tipo, non siamo qui per questo. In realtà sono un po' invidiosa. Io stringo la mano a Lorenzo. Piacere. Piacere. Allora, cosa posso offrirvi? Però e lo dice guardando Vania. Allora, per me il solito. E... Per loro? Lui, indico Diego, è un tipo dai gusti molto sofisticati. Lui è uno che fa fatica a scomporsi, dico indicando Lorenzo. Mm-hmm. E lui, indicando Patrice, è esattamente come lo vedi. Oh, lo vedo. Io la guardo, sorride e faccio... Lascio fare a te. Vedete Vesna che torna dietro al bancone. Vedete che scompare, si è abbassata. E sentite semplicemente un rumore di frigo che si apre. Non vedete che cosa sta andando a prendere. Vedete soltanto che tira fuori qualche cosa. E il suono di oggetti che vengono posati sul bancone ha un suono quasi di plastica. Se volete potete farmi un tiro di... Non serve un tiro. Lo riconoscete quel suono? È un suono di una sacca di plastica con dentro un liquido. E nel momento in cui lei comincia a mischiare determinate cose, capite che sta preparando dei cocktail fatti col sangue. Noi ci siamo spostati tipo a sedere... Ma dovete dire voi. Io guardo Vania. In attesa di che ci conduca. Beh, io cerco semplicemente l'angolo più angusto del locale. C'è qualche tenda magari dietro cui possiamo metterci? Un bel in modo che anche se entri qualcuno, comunque siamo in un ambiente discreto. Ahimè no. Potete scegliere di sedervi al tavolo più lontano dalla porta, che è anche quello sì, vicino al bagno. Sì. Ma appunto, se parlate abbastanza a bassa voce, il rumore di Vania che armeggia con i cocktail e la musica di sottofondo, bene o male riesce a coprire, e comunque il campanello all'ingresso vi permette di accorgervi subito nel caso qualcuno dovesse entrare. Va bene, andiamo, allora li porto semplicemente verso il tavolo nell'angolo più in fondo, e io prendo il posto nell'angolo. Certo, occhi sull'uscita. Sedie, divanetti o... Allora, sono dei tavoli rotondi in finto marmo e ferro e... con due sedute normali e divanetto ad angolo. Divanetto alto, non troppo sprofondante. Ok, io mi metto sul divanetto a fianco a Vania, ma proprio solo perché posso stare più sbragato possibile. Così. Io mi dirigo verso una sedia normale. Io più che puntare a sedia o poltroncino vorrei un punto da cui anch'io riesco a tenere d'occhio la porta. Ve l'hanno ciulati Vania e... Ah, okay. Vania di Vanetto. Immaginate che voi siete la porta. Qui c'è Vania, qui c'è Patrice, qui c'è Lorenzo, qui puoi esserci tu. Quindi se ti giri verso destra riesci a vedere immediatamente la porta. Perfetto, benissimo così allora. Ok. La porta del bagno invece dov'è? Alla tua sinistra. Ok, quindi mi giro da parte con l'altra. Esatto, alla tua sinistra vedi un corridoio che finisce con un muro dove c'è uno specchio e a sinistra una porta e a destra una porta con su scritto toaletta, a sinistra invece c'è scritto privato. Perfetto così. Ragazzi, li avete proprio sprecati questi 10 anni se non siete mai stati qui? Io ho viaggiato parecchio in realtà, sono stato in varie regioni con il mio sire per completare alcune missioni. Troppi impegni. Sempre in possiamo dare un'occhiata alle foto intanto. Ah sì, certo. Tiro fuori la pochette. La apro. E dentro ho le foto arrotolate. Bravo, ottima idea. Le foto sono due. Una che fa... Anzi, tre. Una che prende lo schedario. Una con tutti quanti... Una lista degli ordini, degli arrivi, delle partenze al Museo del Cairo. Con appunto segnata arrivi. Evidenziato con un pennarello, c'è scritto appunto 24 febbraio Ankara, e invece nel foglio della partenza c'è appunto scritto 26 febbraio
Museo Egizio di Torino, in inglese tutto questo. E l'ultima foto è una specie di scheda del pacco che è partito. Quindi cassa, non sono specificate le dimensioni, è un documento molto molto vecchio. E la cassa, qualche dettaglio particolare osservandola? C'è una cassa di legno X? No, c'è una foto della cassa. Ci sono, sono soltanto foto della documentazione. Purtroppo nel 1917 non c'era un sistema di catalogazione troppo preciso, non ci sono codici identificativi. E poi fallo una foto della cassa nel 1917. Sorridi? Mettila in posa la cassa, falla stare ferma per 6 ore, perché così l'immagine si sulla pellicola. La vediamo domani, ma giusto perché prima dobbiamo fare una bella foto con la cassa. Nel 17 non l'ha messi così male, con la fotografia. No, ma al Cairo... Vabbè. Magari puoi fare le foto ai reperti che hai in esposizione, roba che non è stata nemmeno esposta. Per caso tra i vari documenti fotografati c'è anche la bolla di carico? No, non è presente la bolla di carico. Purtroppo gli unici indizi che per il momento avete sono appunto destinazione d'arrivo, appunto Museo del Cairo in arrivo da Ankara, Turchia, il 24 febbraio 1917, e appunto la stessa la partenza, perché tra il 24 e il 26 febbraio non c'è nient'altro né in arrivo né in partenza, e tra il prima e il dopo sono passati letteralmente mesi da nuovi oggetti in arrivo e nuovi oggetti in partenza, perché comunque eravamo in piena prima guerra mondiale, e non è che il Museo Egizio del Cairo avesse chissà quanta attività nel corso della prima guerra mondiale. Quindi cioè, è come se ci fosse un vuoto quasi di un anno, 2 anni, e poi c'è stranamente soltanto questo arrivo e questa partenza. 24 febbraio l'arrivo, 26 febbraio 1917 la partenza. Io vedo fogli, vedo una scatola e vedo numeri. Non so voi cosa qualcosa. Speriate di fare, ma io spero con tutta me stessa di trovare un foglio con scritta un'altra partenza e un'altra destinazione per questa cassa, così ce la leviamo di torno. Purtroppo no. La partenza successiva è tipo 7 ottobre 1919. Non coincide con ciò che ciò che Rajkov vi ha detto stare cercando. Quindi questa roba dovrebbe trovarsi nel museo qua a Torino. Beh, dovrebbe esserci arrivata quasi un secolo fa. Ma magari dal museo di Torino è andata da qualche altra parte, quindi comunque non sarebbe più un problema nostro, no? Dobbiamo capirlo. Sì, però io vi inviterei a ragionare un attimo sulla data. In quel periodo non è che fosse particolarmente in pace il mondo, anzi c'era un piccolo scontro fra fazioni che ha portato qualche centinaio di migliaia di morti. Infatti, come potete vedere, non ci sono state particolari spedizioni in quegli anni. Quello che mi viene da chiedermi quindi è che genere di emergenza ha spinto in piena guerra della gente a trasportare un oggetto in un museo. Nel senso, in un momento del genere, se hai qualcosa di davvero importante fra le mani, non lo porti in un museo dove non c'è neanche una rappresentanza di esercito, comunque dei sistemi di difesa che ti permettano di proteggere quell'oggetto importante. E soprattutto... Non è detto. Esattamente il punto a cui vorrei arrivare. Se me lo porti in un posto del genere, significa che dentro c'è qualcosa che ti permetta di mettere in sicurezza l'oggetto, anche perché se davvero stiamo parlando del Santo Graal, dubito che l'abbiano fatto con leggerezza. No. E quindi la domanda è: cosa c'è dentro, sopra o sotto al Museo Egizio di Torino? È una domanda che mi preoccupa non poco, se devo essere onesto. E in quel momento vi vengono posati dei calici di fronte al viso. Museo Egizio, ce n'hai mali, dice Vesna, mettendovi i drink di fronte al viso. Scusa cara, non ho capito, cos'è che c'è? Naima, è un'altra cliente. E... Naima? La conosci, Vania, per caso? Oh sì, un po' supponente, molto elegante, molto bella. Sta principalmente al museo. Se non sbaglio, ne è la custode. Potreste andare a chiedere a lei. Io non ho sentito niente. E dice
sculettando, però in maniera un po' comica, tornando dietro il bancone. Vedete, è sempre il modo migliore per cominciare una missione, venire a bere qualcosa tra amici. Io guardo il bicchiere, cioè la prima volta che vedo un cocktail. Come sono i cocktail? Hanno gli ombrellini? Allora, il tuo sì, ormai, perché ormai ti conosce. Il tuo è un ombrellino nero con dei fiorellini stampati come se fossero fiori di ciliegio. Quello di Gabbo è un calice da vino in cui capisci che il bicchiere è stato messo in freddo, è stato messo sotto ghiaccio in modo che il sangue sia particolarmente fresco mentre lo bevi. E vedi però che c'è sai, la condensa da freddo sul bicchiere? Uh-huh. Non c'è in un punto e sono la forma di due labbra. Io guardo il bicchiere e guardo se per caso Vesna mi sta guardando. Con la coda dell'occhio, e però facendo tipo un gesto con la spalla, tipo così, e tornando a lavorare. Io prendo il bicchiere. Vabbè, gli altri invece? Lorenzo. Niente, ragazzi, Gabbo l'abbiamo perso, non viene a fare la missione. Esatto. Diego un bicchiere da champagne, quindi un bicchiere lungo, mentre invece Lorenzo ha un bicchiere tipo di quelli della Nutella. Un bicchiere normale, in realtà più che da Nutella è da whisky. Okay. Un bicchiere normale. Vai a paragonare un bicchiere. Nutella o whisky? Faceva ridere. In cui dentro ci sono due cubetti, non di ghiaccio, ma di pietra. Sono dei cubetti particolari che vengono messi in freezer, che permettono di rinfrescare il drink senza però sciogliersi e annacquarlo. E io invece Naima, l'ho mai sentita, il nome mi risulta, no. No, ti è perso di sentire di un certo Piovano, che è particolarmente esperto di cultura egizia a Torino. Naima. Mm-hmm. Immagino che nessuno di voi la conosca. Gian, io faccio un attimo un check mentale. Considerando l'origine di Serena, per caso faccio qualche connessione? L'ho mai magari sentita nominare o robe del genere? Stai confondendo la maschera con l'essere. Il fatto è che Naima non ti ha mai detto di essere araba. Anzi, ti aveva spiegato. Serena ti aveva detto che lo usava come metodo di copertura. Lei in realtà è orientale. Giusto, hai ragione, scusa. No, lei è italiana. Era... Esatto. Okay. E, ti aveva appunto raccontato di come era l'unico modo che aveva per poter passare piuttosto inosservato in mezzo alla gente. Sì, scusa, ho avuto un attimo di defiance. Quindi? E nessuno di noi ha mai sentito nominare questa Naima? No. Ma lavora come custode al Museo Egizio, questo è tutto quello che sappiamo. Quello che vi ha detto Vesna è questo. Ok. Beh, sapere che al Museo Egizio... Salute! Cheers! È sangue. Sì, quello che ha detto lui. È sangue. Io però lo lascio giù, cioè faccio il brindisi qui. No. Ok. Io do un sorsetto, ma poi di cortesia. Ne bevo mezzo in un colpo solo. Ok. Io me lo gusto invece, lo annuso. Dove faccio le labbra, Gabbo? No, no, le labbra sono sul dorso, non sono sul bordo. Sono sul dorso del bicchiere. Ah, ok. Allora, peccato. Magari a Vesna piace il cioccolato, non lo sappiamo. E, brindate. E dopodiché? Dovremmo chiedere a Vesna se c'è un modo per contattare questa Naima. Sì. Magari è il suo numero. Certo, non sarebbe molto gentile scriverle da nulla. Ehi, ciao, stiamo arrivando, ci devi fare un favore. Beh, però possiamo chiedere a lei di avvisarla. Sì, questo potrebbe essere utile. Sapere che c'è uno dei nostri all'interno del museo mi rasserenano un poco, se devo dirvi la verità.
Anche se andare così alla cieca, non conoscendola, mi fido per carità del giudizio della signorina Vesna, però insomma è anche l'unica strada che abbiamo per ora. Questo è verissimo, quindi direi di muoverci verso quella direzione, ma con un occhio di riguardo. Sì, muoviamoci con un occhio di riguardo, anche perché andare a interpellare il museo immagino sia stato o sarà la cosa più scontata anche per l'Inquisizione. Già. Quindi rimango molto turbato. Io inizio ad avvicinare i bicchieri per farci una foto. Rimango... Il rosso è molto vivido. Cioè, non è credibile che voi tutti e quattro stiate bevendo Bloody Mary in bicchieri così differenti. Niente, li sposto. Però ho fatto comunque la foto, me la tengo per me. Ok. Anzi, la metto in bianco e nero. Brava, molto brava. Smart. E lo dico anche ad alta voce. Che classe. Artistica proprio. Io invece proseguo e non faccio caso alla cosa. Dicevo, mi lascia molto perplesso il muovermi su informazioni ottenute da parte di Rykov senza capire esattamente quanto possono essere complete. Cos'è che ti perprime esattamente, mio buon Lorenzo? Che ci stiamo mettendo sulle tracce dell'Inquisizione con un briefing estremamente scarno. Scusa, mi è venuto un flash. Controllo i fogli. Ci sono delle firme? No, niente. Zero? Niente, è tutto battuto a macchina. Ve la butto lì. Così. Tanto per parlare un po' delle possibilità. C'è un vampiro nel museo, e su questo ne abbiamo una certezza. Lorenzo, tu che comunque sei un po' inserito nelle meccaniche gestionali, anche qui di Torino, sai per caso se il museo è di qualche nostro affiliato? Possiamo provare a scoprirlo. Scopriamo, perché così, la butto. E se questo fantomatico carico, questo fantomatico calice, fosse stato recuperato da qualcuno di noi, ma non legato alla Camarilla? A suo tempo, dici? Perché se l'avesse recuperato l'Inquisizione, ce l'avrebbero già in mano, noi avremmo già perso, e quindi non c'è nulla da fare. Se ci avesse la Camarilla, se ci avessimo noi, lo sapremmo, e quindi sarebbe già nelle mani del nostro amico Rykov, a meno che qualcuno non voglia che non ce l'abbia. Ultima opzione, ce l'ha qualcuno che o è un vampiro, l'ha ottenuto e lo sta tenendo ben segreto e non vuole farlo sapere a nessuno perché non è della Camarilla o roba del genere, oppure è solo un fortunato bastardo che si è ritrovato fra le mani uno dei reperti storici più importanti tipo la storia? No, dai, facciamo degli ultimi 2020 anni. Come dice giustamente Diego, all'interno della società dei vampiri non tutti lavorano per la Camarilla. Purtroppo ci sono altre fazioni che minano il ben proseguire delle loro attività. C'è la Camarilla, ci sono gli anarchici, vampiri che non riconoscono l'autorità della Camarilla, non riconoscono le sue leggi, le sue regole, le grandi regole della Masquerade, e preferiscono agire in maniera assolutamente autonoma e indipendente. Ci sono città all'interno del mondo che sono sotto il controllo degli anarchici, che purtroppo la Camarilla ha perso la sua presa su quelle città. Londra è una di queste, per dire. E oltre agli anarchici c'è il Sabbat, vampiri che non considerano gli umani un gregge di cui nutrirsi all'oscuro, ma semplicemente come bestie da macello che devono soltanto essere assoggettate al volere dei vampiri, la razza superiore, i cainiti. E il Sabbat, per quanto in inferiorità numerica, utilizzano mezzi che la Camarilla si fa qualche remora ad utilizzare. E Diego sta sospettando che potrebbe esserci qualcuna di queste fazioni dietro tutto questo. Sono rimasto lì ad ascoltare tutto il discorso, solo tipo così. Senza considerare che ci possono essere anche altre forze in gioco, al di là di noi fratelli. Quindi, però,
Spero vivamente di no, perché se ci andiamo a infognare anche con le altre leggende, allora un questo lo spero anch'io, ma di cosa stiamo parlando? Forse una delle più discusse leggende degli ultimi 2020 anni. Quindi effettivamente ragionare su chi un secolo fa ha mosso quella cassa è un ottimo spunto. Un ottimo spunto che io vi inviterei a proseguire dopo una piccola pausa. Ma credo quindi che... si magna? Quindi se volete magnare in 10 minuti potete farlo, io per dire devo fare una storia perché devo farlo oggi pomeriggio, non ho avuto fisicamente il tempo. Oh no, bravo, per fare un bravo po' di pipì e rinfrescarmi perché sto morendo di caldo. Quindi capisco. Io ti capisco. Il condizionatore che ho acceso perché sta rigiando. Mi sa che devo tirare fuori anch'io Tino il pinguino. Tino il pinguino. Tutti, cioè, tutti i miei... Io ho Tino il robottino, Tino il monopattino e Tino il pinguino. Ho tutti Tino, ho 3 Tino in casa. Se io faccio così... Tipo che alza un po' la qualità della mia scarsa, è peggiorata, sai? No, dai. Io adesso la vedo meglio, forse di buffer, di buffer. Insomma, ragazzi, siete tranquillamente in pausa. Luca, se ci sei, batti un colpo. Ci sono. E allora io lascio la parola a te, Luca. Sì, io vedo a vedere se c'è qualcosa da mangiucchiare. Ci rivediamo tra 10 minuti? A tra 10 minuti, signori. Va bene, a dopo. Ah, tra 10 minuti. Ciao, guys. Sì, mutatevi tutti. Okay, eccoci qua. E allora, signori, siamo ovviamente nel pieno di quello che è il nostro buonissimo sa fare meglio, cioè settore investigativo. Allora, ci sono i ragazzi che stanno cercando di capire dove cavolo sta Coppa de Cristo è finita. Può dire Coppa de Cristo. E quindi evoco in posizione di attacco, ovviamente... evoco in posizione di attacco il bellissimo, nonché molto sexy, anche project leader, eccolo qua, tac, che è mutato e che quindi sente. Dicevo, grazie per il bellissimo e per il molto sexy, ma sei assolutamente esagerato. E nel frattempo cambio musichetta, perché ho provato a mettere un po' di musica da lounge bar, ma non era quella che cercavo io. E visto che parliamo di museo egizio, che sia quello l'interesse dei nostri giocatori, metto una musica egizia, che sia così, debotto, un po' debotto. Mi sembra assolutamente consono. Comunque, io ho dato un'occhiata un po' alla chat, quindi dedichiamo adesso... Anch'io parecchio, sì. Direi che sia il caso di dedicare un momento, insomma, anche alla chat. Se avete domande, ragazzi, potete tranquillamente farne. Vedo già che in chat c'è chi chiede quanto durerà la live. Allora, ahimè, questa è una domanda in cui non sappiamo ancora la durata esatta, come esatto. Anime selvagge, purtroppo il gioco è dettato e diretto dai giocatori e dal master, che in Vampiri vi ricordo è il narratore, non si chiama master, ma vabbè, per semplicità e amicizia anche, diciamolo, benissimo anche master, ma non sappiamo quanto durerà. O lo sappiamo, Simone? No. Allora, possiamo ipotizzare, ragazzi, che vi faremo compagnia fino alle 22:30. Ogni episodio, ho visto anche di Anime Selvagge, bene o male, durava intorno alle 4 ore. Minuto più, minuto meno. Quindi cercheremo di mantenere un po' lo stesso standard. Poi, ovviamente, come ha detto Luca, dipende dal caso. Ci saranno giocate in cui magari sarà il caso di chiuderla prima, e il master lo prevederà, e altre per cui bisognerà dare un po' più di tempo. L'abbiamo sempre detto, non l'abbiamo mai nascosto. Intel... è un canale che va seguito con un certo impegno, quindi non è da tutti, ce ne rendiamo conto. Ma comunque vi ricordiamo sempre, ma ormai lo sapete perché ve l'abbiamo detto infinite volte, che potete riguardare tutte le live qui nel Twitch di Intel, se fatto appunto il sub, oppure dopo circa 48 ore sul canale Intel TV, che chiedo ovviamente ai nostri bellissimi, perché sono tutti bellissimi, Sì. Moderatori di fare appunto. Eccolo lì, guarda, l'ho visto. Infatti, ne approfitto per ringraziare anche Andshotier e Guinelunch
per il modding perfetto che state facendo in chat. Sì, li vedo sempre molto attivi, specialmente quando succedono cose, magari terminologie che non vorremmo sentire nella nostra chat, perché ricordiamo, noi siamo sempre molto allineati anche, come dice Pommet, con la pedagogia, nel senso cerchiamo comunque, anche se stiamo facendo vampiri, però cerchiamo comunque sempre di mantenere una linea, un profilo abbastanza, esatto, sì, chiamiamolo familiare, però non è proprio il termine corretto, ecco. C'è stato qualche intervento dei mod, ma devo dire che la nostra community è sempre fantastica. Poi quando ci sono giornate come questa dove arrivano tantissimi spettatori, è ovvio che in mezzo si introduca anche qualcuno magari che non sa bene le regole, è abituato magari ad altre community, si lascia uscire qualche porcone, eh? Però insomma, devo fare i complimenti anche alla chat, vedo tutti molto attenti e presi dalla trama. Molti vedo che fanno domande in merito, domande tecniche in merito proprio al regolamento. Io ammetto di essere abbastanza ignorantello sull'ultima edizione di Vampire. Sì. Nel senso, ho avuto modo di leggere il manuale. Ricordiamo che potete tranquillamente avere con il 10% di sconto se andate sul negozio Need Games con il codice Vamp10, che ve lo faccio vedere mo. No, non ce l'ho qua, ma tanto l'ho mandato almeno 30 volte durante questo live. Sì, quindi sì. Se l'avete perso, ragazzi, Vamp10, cioè Vamp, scritto maiuscolo, tutto maiuscolo, Vamp10, avete lo sconto del 10% su negozio Need Games, poter comprare tutto il materiale legato al mondo di Vampire the Masquerade. Okay? Esatto. Per quanto però riguarda le domande tecniche, volevo completare un attimino risposta. Scusami, giustamente c'è chi ci chiede, ma gli Uno non dovrebbero cancellare uno dei successi e cose di questo tipo? Sappiate che d'ora in poi le live quotidiane che noi facciamo, come da schedule che potete trovare qui sotto nell'info box, sono praticamente tutti i giorni, a parte la domenica, siamo in live dall'1 alle 3. E le live dopo 48 ore vengono appunto ricaricate su YouTube, quindi potete anche recuperarvele. Le prossime live da qui a giovedì prossimo, ma penso anche nelle prossime settimane, saranno molto dedicate a vampiri, quindi magari coglieremo l'occasione appunto del tempo che passiamo ogni giorno per rispondere a queste domande tecniche e magari spiegare un po' anche il regolamento a tutti coloro che hanno ancora delle curiosità. Sì, anche perché il mondo di vampiri e il mondo di tenebra di conseguenza è veramente molto ampio ed è uno dei più conosciuti, diciamo, nel mondo del gioco di ruolo. Assolutamente. C'è parecchia lore sotto. Soprattutto poi in Italia c'è una grande community dedicata ai vampiri. Io, da ignorante come te sull'argomento, sono stato colpito infatti da quanto si sia smossa, proprio l'ho avvertita questa community bella imponente di vampiri. Sono molti... Ma no, ma in realtà io sono ignorante nell'ultima versione del gioco, che molti anni fa giocai anch'io qualcosina a Vampiri, nella vecchia edizione. Comunque, leggiamo un po' cosa dicono in chat. Io sto continuando a leggere. Allora, c'era chi ci chiedeva anche di livellare un po' l'audio dei ragazzi. Sì. È stato un punto abbastanza martellante nel corso della chat, l'ho notato. Effettivamente ci sono alcuni che hanno a volte mette troppo vicino al microfono. Mario anche ha un tipo di microfono probabilmente di qualità più bassa, che cercheremo di migliorare insomma questa cosa, questo aspetto. È difficile farlo in corso d'opera, ragazzi, quindi vi ringrazio a tutti coloro che ci stanno segnalando problemi tecnici. Ovviamente, come siete ormai abituati, se ci seguite, cercheremo di migliorarci. Più che altro in questo periodo ancora in cui il nostro governo ci chiede di stare vicini stando lontani, come ben sapete, quando colleghiamo tutte le webcam insieme e arrivano direttamente qua in regia da me, io non ho il totale e completo controllo delle singole voci. Cosa certo. Che invece avremo in studio. Sì, sì, infatti ve lo ricordiamo, ragazzi, siamo molto contenti del sostegno che ci state dando anche a questa nostra seconda prova con Vampiri, ma al termine di ogni campagna noi ve ne proporremo sempre un'altra con ambientazioni diverse, eccetera, e arriverà quel momento in cui a un certo punto vi troverete una campagna interamente fatta in uno studio, diciamo televisivo semiprofessionale, quello che abbiamo costruito in questi mesi, e tanti di questi problemi tecnici magicamente svaniranno. Ovviamente sì, diciamo semi-professionale, perché io sono quello professionale
degli altri non si può dire. No, noi siamo gli elementi di disturbo. Comunque ci noto sempre dalla chat che c'è anche 20 facce, salutiamo un divulgatore di gioco di ruolo, ed effettivamente mi ricorda che è presente sul suo canale, vi invito tutti quanti anche a dare un'occhiata al canale 20 facce, una guida che è stata fatta proprio appositamente sapendo che stava per uscire la nostra campagna di vampiri su il compendio delle regole di vampiri, insomma i regolamenti base, ed è molto utile, vi invito a guardarla. Poi ti chiedono, Luca, se farai mai una campagna da master. Sono interessati a vederti da masterare. Credendo Vides. Bravo, bravo. Se non c'è Matt che lo dice, lo posso dire io. Grandissimo. Poi... Allora? Dove ero lì? Prego. C'è Matt che si... No, tu non l'hai sentito perché sono hangout, ma... No. Il signor Ceniti, qua in alto, che c'ho io qua... arrogantemente è entrato in... Tu cosa vuoi? Tu sei un giocatore. Si vergogni, Ceniti. Guardiamo mentre mangi... Mentre mangia il panino. Un bel primo piano. Bellissimo primo piano del nostro masterone. Masterizzatore. Sei un masterizzatore, vergognati. Sei solo un pioneer 52 per. Comunque, scherzi a parte... Scherzi a parte, i ragazzi vedo che non sono ancora pronti per tornare in gioco, ma io volevo sapere un po' dalla chat. Signori, ora avete avuto un assaggio di un altro narratore, di un altro master che, vabbè, conoscevate già molto bene, il buon Gian. Come vedete lo stile diverso? Perché avete visto ore e ore di masterate di Matt, adesso avete visto un paio d'ore di masterata di Gian. Come la trovate? Diversa? Più frizzante? Meno frizzante? Cioè, diteci la vostra, vogliamo sapere la vostra opinione. Io durante la live ho notato che molti hanno apprezzato tanto lo stile di disegno dei personaggi, quindi un po' l'ambientazione molto noir, molto Sin City. Wow. Uno stile che piace molto anche a me, si abbina molto bene con il tema di vampiri, eccetera. Allora, tutti i commenti molto positivi, tanta roba, adoro, molto da film e strabella, descrizioni magnetiche, bravo Gian, i disegni sono pazzeschi, è piaciuto molto anche Lorenzo, ho visto. Gian è strabravo, il russo mi... me lo son perso. Sono veramente tanti commenti. La voce russa di Gian è veramente molto, molto sexy. Sì. Gli stava apparendo effettivamente una tuta Adidas mentre... Sì, ho notato anch'io che gli stava apparendo. C'è stato un accenno di logo. Gian è molto elegante da ambientazione. Ambientazione... ragazzi, no, vedo tutti i commenti molto... molto felici, molto contenti. Era effettivamente tanto richiesto, John, come narratore. Sì, io vi do, vi la dico qua, che rimanga fra me e voi, come sempre, d'altronde. John era un po' preoccupato, eh? Mi sta sentendo? Sì, mi sta sentendo. Adesso vediamo se... Era un po' preoccupato, ma secondo me si è rotto il ghiaccio, adesso sta andando, perché se la sta cavando veramente molto bene, secondo me. Quando vedete che guardo in alto, perché sto guardando le cam in cui, in cui sono gli altri. Uno schermo sopra l'altro. Io, prima di venire cacciato dal regista, volevo farvi un attimino un piccolo remind, ragazzi. Noi, questo è un periodo storico molto importante per Intel. Stiamo uscendo con il nostro secondo volume di fumetti, di una linea, insomma, di una saga di fumetti, che ormai la conoscete bene, è Lux Astra, il nostro cavallo di battaglia, e ci è stato detto appunto dalla casa editrice che le prevendite stanno andando molto bene, e insomma questa cosa era in realtà un po' inaspettata, perché siamo in uno dei periodi più distanti da Lux Astra e temevamo che ve ne foste dimenticati. Invece il volume di render sta andando molto bene, ci sono ancora delle copie e vi informo che la prevendita sarà aperta ancora fino a domani. Domani pomeriggio chiuderemo le prevendite in diretta, e quindi sono rimasto ormai poche ore per preacquistarlo e ottenere in esclusiva la cartolina edizione limitata, dove all'interno è contenuto un codice sconto per Fantasia Store. Quindi vi invito, vedo che i mod stanno già facendo uno shout out a luxastra.tatailab.it. se avete domande potete scrivere a info@tatailab.com, e vi ringrazio tutti quanti per il sostegno che ci state dando, sia con la mole spropositata di abbonamenti, soprattutto quelli ovviamente da livello 1 in su, sapete per noi essere molto importanti, che per gli acquisti del fumetto. Quindi grazie,
Luca, dimmi tu se devo svicolare. No, vedo che ancora manca qualcuno. Quindi okay. abbiamo ancora un margine di tempo. Perfetto, allora approfitto per rispondere a Abodu, che ci ha chiesto: quindi i fumetti preordinati partiranno domani? No, i pre-order verranno chiusi domani, ma successivamente saranno aperte le vendite. Da quel momento in poi bisognerà aspettare un paio di settimane prima che partano le prime spedizioni. Esatto, però da successivamente venerdì il prezzo rimarrà invariato, ovviamente, che è quello di 15 euro come le nostre altre graphic novel, come le altre graphic novel di Tatai Lab, e quindi ci sarà bisogno di un pochino di attesa. Però mi raccomando, se avete intenzione di fare l'acquisto, consiglio caldamente di fare il preacquisto per prendere le prime copie, le prime edizioni, che sono comunque quelle sempre più importanti. Comunque molti in chat chiedono come si chiama la canzone di apertura della sigla. Io ammetto che preferisco lasciar parlare chi di dovere, poi più tardi, appena ricominceranno a giocare, so che mi sentite, dalla sopra mi sentite, ma preferisco poi essere sicuro, non vorrei sbagliare. Mi fanno cenni. Sì, ne facciamo parlare. Fanno cenni. Appena saranno pronti, gli passerò la linea. Certo, intanto è partito un hype train, un altro. Hai visto dubbio, che... perché ci sta. Grazie ragazzi, bellissimo. Ma come si fa a comprare il libro? Qualsiasi metodo di pagamento, potete andare sul sito di Tatai Lab, insomma, lo trovate subito. Opinione: ogni master ha il suo modo di creare la sua storia, i paragoni non mi piacciono, ma trovo che Gian, con la sua dote e le sue doti recitative, gli dia una mano ad affrontare il suo nervosismo per il suo esordio, perché è molto molto bravo, e questo per me è come voto 10, grandissimi, grazie mille, sono convinto che Gian Andrea vi sta leggendo tutti quanti e... insomma, ne è contento. Ecco, lo vedo che infatti sta pubblicando il link. Intanto, Luca, io ti faccio i complimenti, perché la regia è sempre al bacio. Ok. Non, complimenti così al lancio, così all'improvviso, non mi aspettavo. Come perché non capivo di che cosa stessi parlando. Ti stavo facendo i complimenti, posso farteli anche io? Te li fanno tutti. Anche tu sei un bellissimo project lead. E anche bravissimo. Comunque, scherzi a parte, adesso cerchiamo di parlare un po' ancora, perché non vedo che non sono pronti i ragazzi ancora. Non c'è problema, gli diamo un po' di tempo, e diamo un po' di tempo e di spazio anche ai commenti, ragazzi. Domanda per Gian e Matt, che purtroppo adesso non possono rispondere. Però chiedono quelle mezze citazioni di Aldo, Giovanni e Giacomo. Sono convinto che tu le hai beccate, le hai sgamate, Luca. Io no comment. Io russo, io non capisco le citazioni di Aldo, Giovanni e Giacomo. Mai io non capire. In Russia. Ci chiedono se faremo mai The Witcher. Sapete che a queste domande molto spoilerine noi siamo soliti rispondere credendo Vides. Vi posso dire che per questo ci vorrà un po' di tempo per The Witcher. Non penso... che non avrà mai uno spazio, ecco, sicuramente avrà uno spazio anche The Witcher, però è un manuale un po' complesso, quindi vogliamo intanto vogliamo ripassare la linea ai ragazzi, ti spiegano un po' della canzone e tutto. Se sono pronti, più che volentieri. Allora io mi defilo, torno a moderare la chat. Si defili, project leader. Mettiamo il project leader in posizione, in carta nascosta, in posizione di difesa. Così sparisce così. Bene, signori, ciao, io Simone. Passo la linea ai ragazzi. Oh, ben ritrovati, siamo qui. Eccoli qua. Ciao. Bene, quindi io vi ricordo che appunto in chat hanno chiesto più volte della canzone di opening. Io non voglio dire cavolate, e quindi lascio a voi la parola. Ok, la canzone Deeper Waters è del progetto di Gabbo Alain. Lascio a te parlarne, Gabbo. Sì, il pezzo lo abbiamo scritto, mi sembra, un anno fa, una roba del genere. Io e appunto Enrico, che è quello che si occupa di fare tutto questo, ovvero suonare la chitarra, suonare il basso, programmare la batteria al computer, tutte queste cose qua. Dicono che non riescono a trovarla su YouTube, L'ho linkata, guarda, la spammo adesso, okay, come se non ci fosse un domani. Bravo bambino, faccio un primo ma mi giro.
Scusa, domandina al volo, ma avete anche una pagina di Instagram per caso del vostro progetto? Sì, e adesso io lascio anche il tag qua in chat nostra, solo perché non mi ricordo esattamente qual è, perché il progetto tra diversi impegni è, non dico, è un po' fermo, ecco, perché tra il fatto che entrambi noi lavoriamo a tempo pieno, diventa un po' dura riuscire a trovarsi. Beh, per un po' lui Enrico... Grazie, caro. Enrico continua a scrivere, continua a fare musica per il progetto, è la sua passione principale, scrivere, comporre, produrre, e tutte queste cose qua. Io alla fine mi sto occupando semplicemente di offrire la voce per i suoi pezzi. Non, diciamo che il processo creativo è 95% lui, 5% io. Perché poi oltretutto io registro la voce, ma è lui che la produce, è lui che la edita, è lui che fa tutto il mix, che fa il master. Quindi proprio io entro, registro le voci e lui fa tutto. Rispondo alla domanda al volo di Echo Jasurat, che chiede, che dice: in versione 5, data l'unione di forze tra gli eserciti della nazione e l'inquisizione, la Camarilla ha bandito la tecnologia a chiunque non sia anziano. È stato cambiato volutamente per comodità oppure una piccola svista? L'ho cambiato volutamente perché, essendo ambientato nel 2020, e sì, per quanto determinate ho cercato di seguire il più possibile le regole e i dogmi della Camarilla, ci sono alcune cose che ho preferito cambiare leggermente per permettere più libertà ai giocatori. Il potere utilizzare la tecnologia liberamente è una cosa che ho preferito concedergli, proprio diciamo per funzioni investigative e anche per libertà di character design. Perfetto, allora, tornata. Volevo aggiungere un attimo una cosa e poi possiamo ritornare al gioco. Come sempre vi ricordiamo che ovviamente non possiamo ringraziarvi tutti, i follow, i sub, i cheer che ci mandate durante la sessione. Li vediamo, siamo molto contenti che voi portiate e ci sopportiate ovviamente, ma durante la sessione ci è proprio impossibile farlo, quindi... Vi ringraziamo tutti adesso e poi, come sempre, nei titoli di coda finali verrete ringraziati nuovamente. Quindi, direi... buon gioco! Buon grazie! Ah, stiamo già ricominciando? Eh sì! Aspetta, sto mangiando un uovo! No. Mangia un uovo, rispondiamo ancora a due domande. Mangiando il mio uovo! No. Rispondiamo ancora a due domande mentre tu mangi il tuo uovo. Quell'uovo! L'uovo. Buono, è l'uovo. Quell'uovo! Ma... Mi sentite? Sì, ti perché sentiamo. Perché ho provato, sto provando a schesinare un po' col volume. Visto che... Chi è che ha scritto Solas in chat? Maledetto. Avevo percepito che fosse un volume molto alto, non so cosa ho fatto. Ah già, i volumi come sono, ragazzi? Mi sembrano buoni. Ok, perché sennò io reggo un po' il mio... Mario, che erano leggermente più alti di tutti gli altri. Anche il mio basso allora. Credo di sì. Io non ho un ovetto. Io mangio un ovetto. Allora, io sono qua in proprietà, ascolto. Beh, io ho provato a abbassarlo un po'. Va bene. Se la cosa migliora, se persiste il problema. Mm-hmm. E, nel frattempo c'era chi mi chiedeva l'ispirazione dietro Alexandrei Rykov. Rykov è ispirato esteticamente da Balalaika di Black Lagoon, il nome da in un mix tra Rykov di Metal Gear Solid 3 e Revolver Ocelot di Metal Gear Solid 2. Infatti il cognome Sharashka è il come sarebbe la pronuncia corretta di Shalashaska, che è il nome che utilizza Ocelot di Metal Gear Solid 2. A livello di estetica, difficile, oltre Balalaika, dire che cosa mi ha ispirato, però questo è. Il soprannome è Mattia, no, quello è Volgin, quello è Giorgioni Yevgeni Volgin, per gli amici Mattia. Chi è Mattia, scusa? Niente, devi andarti a vedere, ti devo far vedere poi un video di un bravissimo giovane youtuber che si chiama Pisk, in cui appunto parla dei 5 personaggi più cattivi dei videogiochi, in cui c'è il cattivo di Metal Gear Solid 3, che si chiama Brosnovi Yevgeni Volgin, per gli amici Mattia. Ok, chiaro. Ti sei sentito preso in causa. No, per gli amici Sbrogolo. Per gli amici Sbrodolo mi piace. Rykov mi ha deluso, nessun pacco grabbato. Ma non era Rykov che aggrappava i pacchi. Al massimo era lui che si doveva fare grabbare il pacco. Direbbe.
Ma perché in Metal Gear Solid 3 insegna. Poteva provare Volgin a prendere il pacco di Patrice. Esatto. mi citate Pisk così? Sì, Pisk merita di essere citato. E si stupivano che Gabbo sapesse cantare in growl. Eh già. È ma una sapete, io non ho sentito la sigla perché ce l'avevo mutata quando è partita. Poi ce la facciamo passare da... Esatto, ce la facciamo passare da Luca. Così lo diciamo anche al nostro gentil pubblico. Poi ce la facciamo passare da Luca, così ve la potete vedere finita la live. Yes. Chi è stato? È un growl. È stato Matt. Ma... Avete mangiato qualcosa? Cosa, yes. Luca? Lo dico nel dubbio, è sempre Matt. Perutta. Ah. Sì, o sì, Simone. Sì. Ma non c'è Simone, quindi. In assenza di Simone. Comunque, c'era chi chiedeva, avete mangiato? Io ho mangiato un Nutella Biscuit. Io sono riuscito. Ragazzi. E quattro Red Bull, probabilmente. La barista è Taita Kemi? No, l'ispirazione per Vesna Kovacevic viene da... principalmente Corvina dei Teen Titans e, per l'aspetto sì, solo principalmente per i capelli, i guanti in lattice sono una finezza che alcuni bartender preferiscono mettere. Comunque lei è una cioè il Picaresque, nome che ovviamente è derivato da Persona 5, è un locale che serve vampiri e umani. Infatti lei, se gli chiedi un cocktail normale, lei lo sa fare tranquillamente. Aspetta, hai detto serve vampiri e umani o serve vampiri? Vampiri e... Sì, serve sia ai vampiri che agli umani. Il Picaresque comunque è un locale qualunque. Se un umano entra al Picaresque, lei deve poter tranquillamente fornire servizio. Chiedono giustamente in chat se hanno il Surcalis. No, non servono Surcalis. A Torino non è che andate, mi fai un Surcalis, ti chiedono ma ti droghi. Julie Rose chiede: Vania, di che colore hai i capelli? Ce li ha tinti di verde, verde scuro. Posso postare già nelle storie, in realtà, qualche disegnino che mi sono fatta fare da un mio amico. Mm-hmm. Magari lo posto. Sì. Ragazzi, tutti, a me hanno invece mandato una carrellata di meme. Ti prego, voglio vederli. Li giro tutti. Postali sul gruppo di Telegram. Bravo. Ma servono il tamango, certo che sì. Yes! Cos'è il tamango? È una roba che ammazzerebbe anche un vampiro. La Madonna. È un alcolico, cioè è un cocktail tipico torinese. Se lo lasci troppo all'aria evapora. Greve. E pensate che comunque in pratica è questo cocktail che fanno in questo locale a Torino, o almeno facevano, non so se li hanno fatti chiudere perché il posto è abbastanza losco. Sì. Appunto, facevano questo tamango che era ricetta segreta, non si sapeva che cosa ci fosse dentro. Era tipo color liquido sturacessi. E questo già vi dovrebbe dire qualcosa. Sì. Penso che facesse qualcosa come 70 gradi, una roba del genere. E non era il più forte che avevano in quel locale. In quel locale il più forte era l'invincibile, che invece era color piscio, per dirla in maniera molto, molto di classe. E quello, tipo, ne bevevi un sorso, ti faceva un buco diretto dalla bocca fino al fondo. Al buco. Ma basta parlare di alcolici, direi che è il momento di tornare a giocare. Nel frattempo, ragazzi, io vi invito, se avete fatto memini o disegni o qualsiasi cosa, di condividerlo su Instagram o sui vari social utilizzando l'hashtag Sanguinorum. E niente, siete pronti a ricominciare? Yes. Ricordatevi anche di mettere il tag Intail, mi raccomando. Sì, esatto, e taggate, mi raccomando, Intail e i vari partecipanti. E niente, bene. Siete ancora seduti al Picaresque? Sì, dovevamo tipo chiedere a Vesna per il, per il socio, per la socia, anzi. Naima. Sì, 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 sì. Io guardo Vania e le dico, beh, fai tu gli onori? Sì, direi che è la cosa migliore, visto che ti abbiamo visto così in confidenza con la nostra amica dell'Est. Volentieri. Mi alzo, prendo il mio bicchiere ormai vuoto e faccio per avvicinarmi al bancone. Vedi Vesna che sta... pulendo un paio di bicchieri nel lavabo.
Lo poggio il bicchiere sul bancone e le dico: secondo giro? Oh, sì, nessun problema. Il solito? Sì, sempre quello, grazie. Si china dietro il bancone, apre il frigorifero magico. Mm-hmm. Questa tua conoscente, Naima, hai detto mm-hmm. che lavora come custode, no? Sì, lavora come custode al Museo Egizio. Avresti modo di dirle che stiamo andando da quelle parti e che abbiamo degli affari da svolgere e chiederle... No, purtroppo no, non ho il suo numero. Non è una mia amica, è solo una cliente. Non ci sono mai riuscita a entrare troppo in confidenza, dice nel frattempo mentre prepara il tuo cocktail. Che non ci sono mai entrata troppo. Che tipo è? Un po' sostenuta, un po' freddina. Diciamo che ha una certa attitude, non so se mi spiego. Ok. Ma invece, dice sporgendosi di più verso di te, quello lì? Cosa? Dai! Faccio finta di non capire, palesemente ho capito, faccio finta di non capire. Lei sa che fai finta di non capire, quindi ti dà un colpetto sul polso. Ridacchio! Dai! Allora, devo cercare... Vest, sei seria? Sai come ogni tanto certi pruriti, anche solo per ricordarsi come si fa? Diciamo che se adesso mi scrivessi il tuo numero su un foglietto potrei farlo capitare accidentalmente. Oh, Vesna non è particolarmente sveglia, è una brava ragazza. Ogni tanto ha dei lampi, ma ogni tanto ci mette un po' a leggere le situazioni. Quindi fa il mio numero, perché? Oh. Ma ce l'hai già il mio numero? E infatti il suo primo pensiero è stato quello. Oh, sei un diavolo. Swipe. E ti allunga uno dei suoi biglietti da visita, che in realtà è il biglietto da visita del locale, su cui però il numero è il suo. Ok. Bene, sai... No, beh... Penso che questo sia tutto l'aiuto che mi puoi dare. Adesso tocca a me aiutare te e faccio l'occhiolino. Purtroppo sì, tesoro, mi spiace, dice mettendoti di fronte un nuovo cocktail. Okay. Purtroppo sì, tesoro. Però grazie, eh. A buon rendere. Faccio per tornare al tavolo. Nel frattempo... Vai, prima fai nel frattempo. Dimmi, Vario. Noi che siamo sotto lì, il cellulare prende? Boh. Qualche tacca in meno del massimo, ma... Ok, no, vabbè, niente di troppo... Allora, io vorrei provare a mettere in moto, se dici che ho qualcosa a disposizione, appunto i miei contatti dal punto di vista dell'occulto, per cercare di cominciare a sondare un po' il sottobosco, quindi se ho un qualche numero da cui mandare, tipo un messaggio per organizzare almeno un incontro la notte successiva o la stessa notte... Io lo faccio, vedi tu. Specificami un attimo meglio che cosa vorresti. Allora, io vorrei capire da chi è appunto a conoscenza della complicata e complessa scena occulta di Torino, per avere qualche delucidazione e capire se qualcun altro ha avuto la percezione che il Santo Graal fosse passato qui, o in alternativa se c'è qualche voce che gira riguardo al museo egizio. Puoi provare a fare un colpo di telefono a Valerio? Va bene. Allora, quando usciamo dopo lo chiamo. Anzi, sì, va bene. Quando usciamo dopo lo chiamo. Ok. Questa cosa la esprimi ad alta voce o la fai... No, tu vedi che prendo mano il cellulare e tipo... scorro un attimo, cioè sto lì qualche secondo pensieroso, dopodiché senza fare nient'altro lo richiudo, insomma, schermo nero e lo rimetto via. No, volevo solo sapere se avessi espresso alta voce sempre i miei contatti. Guardo il buon vecchio Pat. Eccolo. Te cosa ne pensi? Non lo so, penso che potrebbe starci. Sto guardando Vesna al bancone. No, scusa, intendevo... Beh, guardo anch'io.
vedo che, cioè, noto se Vesna sta fissando il nostro... Vesna sta ancora parlando con Vania, però vedi che sono molto vicine, sono molto combutta, molto connella. Sì, dai, a giudicare dal messaggio, come dire, che ti ha lasciato sul bicchiere, insomma, c'è della carne sul fuoco? Già. Ma in verità parlavo di della missione. Tu cosa ne pensi? Hai qualche idea, per caso? Io penso che quel tipo, quel russo, non mi piace per niente. Penso che ci stiamo andando a infilare in qualche casino, ovviamente. Per il quale sono abbastanza tranquillo, insomma, vivo di queste situazioni. Sono sempre stato in questi ambiti. Voglio andarci con i piedi di piombo, quello sì. Mi sembra una buona idea. Sì, sono assolutamente d'accordo. C'è qualcosa in particolare che ti ha turbato? Io ad esempio mi giro verso Vania, sta arrivando? Sì, sta tornando. Allontanando dal balcone, sta arrivando. Perfetto, allora alzo un dito per far intendere che sto aspettando che si sieda con noi per ricominciare a parlare. Ho recuperato il numero, ma è quello sbagliato. Lo porgo a Pat. E cosa ce ne facciamo di numero sbagliato allora? Io lo sbagliato prendo. Per noi, non sbagliato per Pat. Io scuoto la testa. Prendo, guardo Vania, indico il bancone e dico... Qualcuno ha fatto colpo, campione. Mi siedo. Ah, ok, perfetto. Mi rigiro il foglietto e lo metto tipo... Lo riprendo prima che lo rinfili in tasca e gli faccio "ma non per questa serata" e lo metto via. No, sta facendo tutto il divertimento. Beh, comunque, signori, mi stavo dicendo... Stavi dicendo? Anzi, Vania, ti riaggiorniamo al volo. Stavamo giusto parlando di come non entusiasmasse nessuno la figura del nostro... amico venuto dal nord. Sì, infatti quell'uniforme era davvero datata. Cioè, rinnovare il guardaroba? Scelta di parole molto interessanti. Non so se avete coscienza del fatto che quella divisa appartiene all'URSS, quindi è molto, molto datata. Io adesso, vabbè, sappiamo bene che i vampiri possono vivere a lungo quanto vogliono, eccetera, eccetera, però, come dire... Come io evito di andare in giro con le mie maschere più elaborate per passare inosservato, perché, insomma, vedersi passare un tizio con una maschera da Carnevale di Venezia non è una cosa così da quotidianità. Non è altrettanto strano vedere un tizio che va in giro con una divisa militare di parecchie decadi fa? Direi che lo è. Eppure non è la cosa che più mi inquieta di quell'uomo. Beh, sapete anche però che le alte sfere dei vampiri non hanno bisogno particolarmente di avere una vita in mezzo agli umani, come invece dovete averla voi. Purtroppo i vampiri giovani devono comunque soppesare la propria vita vampirica con quella civile normale, aggirarsi, avere un lavoro in mezzo ai vivi. Invece i vampiri molto più anziani, che ricoprono magari delle figure dei ruoli di potere all'interno della società della Camarilla, possono permettersi di fare veramente la vita da capi di stato, da grandi ricchi, ovvero non incontrare mai nessuno, non avere bisogno di girare in pubblico. Probabilmente dall'aeroporto con un jet privato è arrivato direttamente con una macchina privata guidata da uno, da Tolstoj o Kowalski, senza dover per forza frequentare qualche vivo. Verissimo. Non è una novità per voi. Sì, verissimo, ma in verità il pensiero non mi convince del tutto per un semplice fatto. Chi è così coglione da farsi, fra gli inquisitori, da farsi beccare da uno con la divisa così? Cioè, nel senso, ha una cazzo di divisa, è abbastanza riconoscibile. Tu dici, sei comunque l'esecutore, devi andare in giro a completare missioni molto importanti, ed è come se tu andassi in giro con un riflettore: sono l'esecutore moscovita, riconoscetemi. Cioè, tipo i personaggi di JoJo, insomma. Esatto. E mi lascia abbastanza perplesso. Alla fine il nostro esecutore di Torino è molto più sobrio. Grand'uomo.
O sbaglio? No, correggimi se sbaglio, John. Sì, no, Dante, l'esecutore di Torino, è molto... è molto sciapo nel vestire, molto ordinato, molto sereno. È più, diciamo, il suo sguardo quello che fa incute timore, non di certo il modo in cui si veste. È molto ordinario da quel punto di vista. È proprio questo paragone, avere un esecutore, un flagello così, e poi vedere lui e dici, non so come funziona in Russia, ma tutto lì. Quindi questa cosa in verità mi fa ancora di più dubitare del personaggio. Era questo pensiero interno, ovviamente. Mm-hmm. Io non mi fido per niente, ma non perché è vestito da generale o quello che è. Non mi fido perché è un coglione. Base. Eppure ricopre una carica nella Camarilla da diverso tempo e ha fatto il giro di un paio di continenti. Di sicuro, se Angelo gli sta fornendo aiuto e un'infrastruttura sulla quale appoggiarsi, ci deve essere un motivo. Quindi credo che manderò giù il boccone amaro. Il problema non è se sia amaro il boccone, è capire quanto le poche informazioni che ci ha dato ci possono aiutare in questa indagine. Comunque non è stando qui ulteriormente che potremmo cavarci fuori qualcosa. Hanno finito i drink? Sì. Io no, Mario e Matt non lo so, Gabbo probabilmente sì. No, io non l'ho neanche toccato, lo hanno usato un paio di volte per gustarmi l'odore, ma poi l'ho lasciato lì. Sì, anche il mio è praticamente intoccato. Io guardo Pat, so che capisce cosa intendo. Guardo lei. E guardo Pat, poi... guardo i drink, guardo di nuovo Pat. Io prendo il suo? Io prendo l'altro. Fate pure, dico alzandomi. Questo lo bevi? Io prendo rivolta quello Lorenzo. Di Diego. Rivolta a Lorenzo, lo guardo, prendo il bicchiere in mano e gli dico questo lo fai. Io lo allungo tenendo per la base con due dita. Con due dita. Ma prego. Okay. Io nel frattempo mi alzo e vado verso l'uscita. Okay. Ti aspetto su. Vania, Patrice, calate di uno la vostra fame. Yes. Yeah. E quindi siamo a? Zero. Apposta. Perché bere solo un bicchiere no, ma bere 2-3 bicchieri di sangue, anche se da quelli da fiale, diciamo, quindi non sangue freschissimo, un livello di fame ve lo fanno scendere. Madonna, è la prima volta nella mia vita in cui non mi pento di bere. Grandissimo. io vedo Lorenzo che va verso l'uscita, mi alzo in piedi ancora col cocktail in mano, calo al goccio e lascio il bicchiere lì e lo seguo. Io, visto che sono una persona educata, sbuffo, raccolgo i bicchieri di tutti e li porto al tavolo, cioè al bancone. Gabbo, mentre esci che mi aiuta Diego. Gabbo, mentre esci dritto per dritto o guardi Vesna uscendo? arrivato a... Lei è ancora al bancone? Sì, sta lavorando dietro al bancone. Mentre mi allontano, mi giro e inizio a camminare all'indietro e le dico: il numero ce l'ha ancora lei. E poi le faccio, indico, io urlo: se lo deve meritare. Lei ti guarda. Lei ti guarda, poi guarda Vania, poi guarda te, ti fa un piccolo occhiolino e poi torna a lavorare sul frigo, ma non si inginocchia, si china a 90, dandoti un bello spettacolo che non ti fa assolutamente nessun effetto a livello biologico. Sottile. Però è mentale più che biologico. Nel frattempo l'ultima cosa che vede prima di girarsi, so io che gli dico dopo, così tipo. Nel frattempo Vania e Diego riportano i bicchieri e Vesna si rialza e fa: grazie tesoro. Di niente, grazie a te. Beh, ci mi spiace doverti salutare così presto. Oh, so che tornerai, non ti preoccupare. Sempre bello rivederti. Anche per me. Ciao, Vess.
signorina Kovacevic, è stato un enorme piacere. Alla prossima e buon lavoro. Ciao Diego, ci vediamo. Ciao tesoro, dice guardando Vania, non te. Ciao amo. Ciao teso. Ciao amo. Ciao teso. Che schizzo. Io quando sono su poi chiamo chiamo Valerio. Il cliente da lei chiamato non è al momento raggiungibile. Si prega di lasciare un messaggio. Grazie. Valerio, sono Lorenzo. Appena hai un attimo, ho bisogno di parlare con te. Metto giù. Ok. Era il tuo sire? Annuisco, sì. Stavo provando a rimettere insieme qualche informazione in più. È sempre così palo in culo? Rimango un attimo sbiazzato. L'hai detto Lorenzo, così? Sì. Chi è che ha palo in culo? Vania. Beh, dai, ti ricordi l'ultima volta? Mamma mia. No, tesoro. Perdon, scusami, Vania. Ti ricordo la scena del montacarichi. Un uomo con un palo nel culo non può fare un'azione del genere, mi spiace, è fisiologico. E do un pattino sul pettorale nerboruto di Pat. Te la ricordi, Pat? Ecco perché guido io stasera. E do una pacca di Lorenzo. Credo si riferisse a Valerio, non a me, anche se immagino che il giudizio non possa essere troppo dissimile. Per fortuna i pali in culo non sono contagiosi, a quanto so. Già, comunque rimane il fatto che quello che speravo potesse essere una risorsa a nostra disposizione non ha risposto, quindi idee che non sia quella di avvicinarci al museo così. Prima no, stavo per proporlo io. Prima di effetti, vi chiederei di fare una piccola sosta alla mia base. Vorrei recuperare un mio amico e sentire se le mie fonti hanno qualcosa di interessante a dirci. La tua base è molto lontana. Tu, da quando ti sei stabilito stabilmente a Torino, ti sei piazzato nell'ormai abbandonato Teatro Alfa, su Corso Casale, che è dall'altro lato del Po. Ci mettereste un po' di tempo ad andare e tornare, perché a piedi si tratta di una passeggiata di mezz'ora e anche 40 minuti, mentre invece in macchina dovreste prenderla, andare, fare e tornare indietro, e comunque mezz'ora vi parte. Quindi purtroppo il Teatro Alfa non è esattamente centrale, ma purtroppo l'unico teatro abbandonato che insieme a Serena sei riuscito a trovare è stato quello. No, vabbè, se si perde. Che ore sono adesso? Adesso sono le 11:30. Poco meno. Okay. Non è così. Vabbè, allora io non la pongo come... Adesso che so quanto è distante, non la pongo come richiesta, ma come opzione. In caso, potremmo fare questa cosa. Però sappiate che ci allunghiamo di parecchio il giro e consumiamo un discreto numero di tempo. Se no, possiamo andare direttamente alla zona e frustrarla. Io posso avere dei contatti che potrebbero conoscere questa Naima? I tuoi contatti sono molto per le cose young, smart e techno. Puoi provare, ma diciamo che il museo di non è un meta del tuo pubblico o della tua cerchia, tra virgolette. Ci puoi provare. Non è né young, né smart, né tipo. Boh, comunque farei un tentativo. A chi posso scrivere? Puoi provare a chiedere direttamente a Livio. Infatti è la prima persona che mi era venuta in mente. Almeno lui è anche un po' acculturato. Prova a chiamare Livio. Prima gli scrivo su WhatsApp. Ok. E cosa gli scrivi? Gli scrivo... Ciao Livio, chiamami... Ho bisogno del tuo aiuto. Passa. E emoji dello smalto. Ok. Molto specifica. Perché questo almeno smorza l'ansia che avrebbe Livio di contattarti. Esatto, perché se no penso no, se no poi si prende male, pensa ti devo parlare, no? Mm-hmm.
Passa un nemmeno mezzo minuto, pochissimo, tempo che venga consegnato e subito Livio prende il cellulare e ti richiama. Pronto? Vania. Ehi, Vania. Livio. Ciao, oh. Come stai? Tutto bene, te? Oh, potrebbe andare meglio. Sai che eravamo stati, cioè, ero stata convocata dal principe e, insomma, non so se è presente la situazione, qualcuno ti ha aggiornato? Sì, ho saputo della vostra convocazione da parte di Angelo. Ok, ecco, ascoltami, la nostra prossima tappa per questa missione sarebbe il Museo Egizio. E ho saputo da Bess che c'è questa certa Naima che ci lavora, tu non è che la conosci? Naima? Sì, 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 è una toreador. Molto sostenuta, interessante, molto, molto attratta dall'arte antica, soprattutto appunto del Nilo, quindi cultura egiziana e simili. Non ho Pensi molte... che sia ben disposta a darci una mano? Bah, credo di sì, soprattutto se andate da lei dicendo che siete lì per conto di Angelo, non penso si possa rifiutare. Ok, molto bene. Abbiamo semplicemente bisogno di qualcuno che ci possa fare accedere agli archivi o qualcosa del genere, non so. Il Museo Egizio ha degli archivi? Ragazzi, il Museo Egizio ha degli archivi? Penso... Alzo le braccia così. Immagino di sì. È quello che dobbiamo fare, no? Sì, sì. Ok. Sì. Beh, credo di sì. Se c'è qualcuno che sa se ci sono degli archivi all'interno del Museo Egizio, quella è sicuramente Naima. Ok, e non è che hai modo di contattarla, giusto per avvertirla del nostro arrivo? No, Naima è una persona estremamente riservata, gli conviene direttamente provare ad andare a bussare lì. Va bene, sarà fatto. Grazie mille e buon rendere, Livio. Ciao, Vania. Alla prossima. Attacco. Bene, neanche lui ha modo di contattarla, però a quanto dice pensa che sia ben disposta ad aiutarci, semplicemente in vista del fatto che stiamo agendo per conto del principe e della camariglia. Abbiamo un indirizzo a cui andare? Lei è semplicemente al museo? Beh, semplicemente il museo. Siamo sicuri che passi tutte le notti lì? Beh... Va bene. La custode. Io sono squattato tipo sto squattando, alzo gli occhi al cielo e faccio richiamo Livio. risponde Livio. Ehi, ciao Livio, come va? Esattamente come pochi minuti fa, Vania. Ma senti, che tu sappia, Naima è di turno stasera? Naima, che io sappia, vive lì. Oh, bene, grazie dell'informazione. Prego. Beh, buona serata, non volevo disturbarti. No, figurati, tu non disturbi mai, Vania. Ok, grazie mille, Livio. Di niente. Ciao. Ciao. E cosa ti ho detto? Sì, che a quanto pare vive lì. Siamo a cavallo, allora. Dobbiamo solo capire qual è l'entrata della sua abitazione, perché dubito che a quest'ora i cancelli centrali del museo siano aperti, ma per il resto direi che è un'ottima notizia, no? Sì, direi che abbiamo una meta, un obiettivo. Si va? Possiamo incamminarci? Al galoppo. Beh, dopo di lei, nostro nobile condottiero, e indico Pat, facendo un inchino volutamente pomposo. Ok, direi che partiamo verso il museo, a piedi, perché tanto siamo quadrilateri. È una bella passeggiata. Ah, ok. È una passeggiatina. Sì, no, da... Saranno 10 minuti a piedi. Dal quadrilatero al museo Egizio sono 10 minuti a piedi. Sì, poi passate per Piazza Castello, vedete Piazza San Carlo... no, Piazza Carlo Felice. Vi fate anche un pezzettino di via 20 Settembre. Insomma, è un bel giro turistico. Mentre stiamo camminando, io ne approfitto per mandare un messaggio a Serena per aggiornarla, dirle tutto ok, sono ancora vivo, non sono stato giustiziato, un po' di casini
Angelo ci ha, il principe ci ha mandato a fare una missione diplomatica, fra virgolette, e se ho bisogno ti faccio sapere. Io spio cosa sta scrivendo. Verità, tu, immaginatevi che è tipo boomer, quindi... Eh sì, esatto! Sì. E alla fine sussurro, TVB mami. TVB, per cosa sta? Che io non sono buono con le sigle, ogni tanto me le scrivono, ma non ho ancora capito bene come funzionano. Tu scrivilo. Ok. Mami? No, vabbè. No, vabbè, quello puoi anche evitarlo. Sire. Sire, mi sembra dopo. Perfetto. Invio? Perfetto, ottimo. Ok, invio. Messaggio inviato, voi nel frattempo state camminando. Io nel frattempo che cammino sto invece pensando, cercando di recuperare le informazioni che possono matchare il discorso del Graal e il discorso di Ankara e capire perché, cioè, se la cosa mi potrebbe risuonare familiare del perché, no, o no. Nella tua banca dati mentale interiore non ci sono collegamenti tra il Santo Graal e Ankara, almeno niente di particolare. Ti vengono in mente vari riferimenti, ma non ad Ankara, e ti vengono vari riferimenti ad altre cose, diciamo, occulte, particolari, ma non sul Sacro Graal in Turchia. Vabbè, tanto mentre cammino rimugino. Siete più o meno all'altezza di Piazza Castello, meno male nei pressi del McDonald's, quando arriva una risposta sul cellulare di Diego che fa: ti hanno rubato il cellulare? Punto di domanda. Rispondo puntini puntini, no, perché? Punto di domanda, invia. Il ridacchio. Chi ti ha detto di scrivere TVB? Punto di domanda. La signorina Vania, ovviamente. Signorina. È un modo di... è un apprezzamento, dico bene? Punto di domanda. Un apprezzamento. Ah, lei, ace anche lei. Va bene, mi raccomando, stai attento. In risposta gli faccio: sì, c'è tutto il team di 10 anni fa. Una bella sorpresa, appunto, esclamativo. Non preoccuparti, andrà tutto bene. Due punti, sorriso e via, basta. Ok, siamo arrivati. Sì, siete di fronte al Museo Egizio. Se potessi invecchiare l'avrei fatto vedendoti scrivere quei messaggi, Diego. E che non sono ancora molto pratico e che... prima non ero molto avvezzo alla tecnologia, sai, passavo gran parte del mio tempo a teatro e lì era tutto più... Vabbè, insomma, andiamo avanti. E poi piccola precisazione, lui scrive i messaggi tenendo il cellulare come un boomer, ma non li scrive come un boomer, li scrive come una donna di colore con le unghie lunghissime, perché sono sperato. Quindi... Che scena bellissima! Ma che bello! Siete di fronte alle porte del Museo Egizio. Immagino non ci sia un campanello. In realtà sì. Beh, sì, è vero, allora... c'è il campanello. Non so se sia... Che dite? Cosa facciamo? Suoniamo o tentiamo? Suona il cinofono. Campanello. Ah, ci sono il ditone nero di Patrice e il dito con le unghie... Anzi, spingo la mano di Patrice affinché Patrice suoni il campanello. Non riuscite a sentire il campanello che suona. Vedete soltanto l'icona del citofono che si illumina. E nessuna risposta per ora. Beh, immagino che non sia una cosa immediata, quindi... guardo quegli altri, mi dondolo sulle punte delle scarpe. Quanto passa senza... Un 30 secondi buoni, finché una voce femminile non vi dice sì. Io guardo loro tipo, fatevi avanti. Buonasera, parlo con la signorina Naima. Chi lo Naima! Chiede? Naima! Naima! Scusate, mi chiamo Diego Limanni, sono qui per conto del principe. E si apre una porticina a lato. È stato stranamente facile.
che vi permette. Credo che il nome del principe abbia questo effetto su di noi. Infatti, penso che chi è che non ti aprirebbe se dici «Ehi, sono qui per conto del principe». Dovrei sfruttare più spesso questa cosa. No! Penso che l'esecutore potrebbe avere qualcosa da ridire se ne abusi, però non lo so. Suppongo. Sì, credo che Diego abbia molta ragione. Entro, passo la soglia. Fate tutti? Sì, yes. Siamo tutti. Entro io. Entrate nel... Io prima di entrare mi guardo alle spalle per controllare che non ci sia nessuno che ci stia seguendo. No, è mezzanotte in centro a Torino di un martedì. Okay. Quindi trovi qualche persona che passa di lì, che guarda i cellulari, senti la voce di qualche ubriacone che esce da locali distanti. Sento la vecchia che vende gli accendini. No, la pazza degli accendini non è di turno oggi. Ah, cos'è? Ok, capito. Gli accendini, scusate. È quella che ti raccontavo qualche giorno fa, quella lì. Date un euro! No. Dimmi che è una vampira quella. No, gira di giorno la pazza degli accendini, sicuramente non è. Hai ragione, è un lupo mannaro. Va bene, quindi niente, entriamo. Cioè. Entrate. Vi addentrate in quella che è la sala principale del Museo Egizio. Vedete teche, vedete dei treppiedi con appunto sopra le scritte, le guide per andare a visitare il museo, c'è cioè la biglietteria, simili. Non si vede un'anima, la maggior parte delle luci sono spente, tranne quelle all'interno di alcune teche. E vi addentrate un minimo, finché a un certo punto una voce non richiama la vostra attenzione. E a cosa devo la visita? È una voce femminile, profonda, è un timbro molto basso per una donna, ma cosparso di una dolcezza quasi eterea. Vi girate e il vostro sguardo si posa su una donna di una bellezza molto particolare. La carnagione è un caffè latte chiaro, capelli lunghi, neri, legati in una treccia che le si appoggia su una spalla. Una camicetta bianca e la gonna di un tailleur, sotto cui ci sono delle calze, dei collan. Tacchi non spropositati. Un collare, una collana in oro, che fa pandan con un bracciale dello stesso materiale, dai toni appunto egiziani, e dei lineamenti che fanno molto Nord Africa misto Occidente. E vi si presenta di fronte. Quella che si presenta. Rettifico, questa è la waifu. Mi viene un po' fame. E... Ah! Comunque faccio un passo verso di lei. Il mio nome è Lorenzo Rossi. Mm-hmm. Siamo qui... Bye bye. Siamo qui, come dicevamo, per un'indagine da parte del principe. Abbiamo bisogno di controllare i vostri registri per vedere... se in passato è arrivata qui una cassa? Sì, proveniente dal Museo del Cairo. Di casse dal Museo del Cairo ne arrivano ogni giorno. La data è il 26 febbraio del 1917, almeno di quando è partito. Va bene, andiamo a controllare. E ti si avvicina, piacere, Naima Piovano. Stringo la mano. È una mano molto affusolata e molto dolce. Ne percepisci quanto è liscia la pelle della sua mano. Ed è... Quando si avvicina, il passo è deciso. È molto, molto provocante, senza però essere palese nel farlo. È una donna molto magnetica. Quasi ne subisci il fascino. Anzi, lo subisci come. Fattone. Posa lo sguardo anche su di voi e in maniera molto formale vi va a stringere la mano, come se foste venuti per una visita guidata o per parlare di affari. Viene da voi e vi stringe la mano a tutti quanti. Molto lieto, io sono Diego Alimanni. Vania, è un piacere. Mm-hmm. Patrice. Bene, seguitemi. Con una tra l'altro le do una mano e l'altra è nella tasca del giubbotto. Mm-hmm. Lei vi fa con un gesto della mano. Bene, seguitemi.
e comincia a incamminarsi. Il rumore dei suoi tacchi e poi successivamente dei vostri passi riecheggia per tutte quante le grandi sale del Museo Egizio. Attraversate sale con sarcofagi, iscrizioni, papiri e simili. Comincia a parlare. Non so se siete mai venuti al Museo Egizio. Da piccola, qualche volta. Mai da quando l'hanno rinnovato, in realtà. Sì, abbiamo... Io mi sto guardando intorno in maniera palesemente affascinata. Proprio il mio sguardo, nonostante la maschera, si sofferma su tutte le cose in maniera molto evidente. Sì. Io sto guardando appunto come proprio prima volta che sono qua. Mm-hmm. Eh beh, certo, per te sì. Dico, non è proprio il mio modo di passare le giornate questo. Beh, non è improbabile che tu possa avere anche un piccolo retaggio da parte dell'Antico Egitto. Sì, abbiamo avuto modo di rinnovarlo. C'è voluta una mia piccola donazione anonima per far sì che spendessero qualche soldo per questo luogo. Soldi decisamente ben spesi, complimenti. Sono terribilmente affascinato dal contenuto di questo luogo. Purtroppo non ho ancora avuto modo di esplorarlo a fondo, però incredibile. Preservare il passato è l'unica mia ragione di non vita. E si concede un piccolo sorriso. Sapevate che Torino fu fondata da Parahotep, un vampiro seguace di Set? Forse alcuni di voi lo conoscono come Eridano. A te, Mario, il nome Eridano qualcosa lo dice. Percepiva il grande potere di questo territorio e adesso si mette a parlare come se stesse veramente facendo un tour guidato mentre continua a camminare. Grande potere di questo territorio ed eresse una città così che la sua gente potesse accrescere la propria forza e la propria conoscenza, e spacciò l'edificazione come in onore del dio Api, da qui il toro di Torino. Ovviamente in seguito al dominio romano tutto questo venne dimenticato dagli umani. Io mi sono avvicinato a lei, cioè le sto camminando di fianco e sono molto interessato a quello che sta dicendo. Io guardo in giro, tipo... Okay, io snico dietro Pat e cerco di fargli uno spavento. E vabbè, invece... Cioè, mentre guarda tipo un sarcofago, una teca con la mummia, voglio fargli... Boom! Da dietro. Vale un tiro o... Dimmi tu se ti vuoi spaventare o no. Sì, un po', tipo... Asso! Che cos'è? Sotobaior, esatto. Lei continua a camminare per le lunghe sale, continua a raccontarvi aneddoti del Museo Egizio e curiosità che purtroppo dalla storia sono state dimenticate, come questa, che legano molto la creazione di Torino al potere della magia nera e all'esoterismo, finché a un certo punto non arrivate a una porta con la scritta riservato, che lei apre, è arrivata all'interno di un enorme, quella che sembrerebbe quasi una biblioteca, ma in realtà è un magazzino ricco di archivi e schedari. Dobbiamo cercarli tutti? Saranno in ordine di data? Avete qualcosa per aiutarmi? Avevate detto 24... 26 febbraio 1917. La partenza dal Cairo. Controlliamo. Mentre Naima si fa avanti, aspettando che esca un attimo dal nostro, almeno che non ci senta, ecco. Io la seguo, per cui ci solo rimango indietro. Ok, allora mi avvicino a Vania e le dico: non dovremmo farle vedere le foto? Pensi che potrebbe aiutarci? Alla fine c'erano soltanto scritte e numeri, se troviamo la data. Mi giro verso Diego anche. Diego, secondo te? Io mi ero avvicinato, cioè io stavo andando verso, poi ho visto che parlavano, quindi mi sono ho allungato l'orecchio per sentire, quindi alla distanza faccio e vado. Ok, mi giro verso Vania, come dice lui. Mentre stiamo procedendo... Io lo guardo un po' come per dire che è quello che ho detto anche io. Cioè, proprio tipo...
Mentre se invece noi stiamo andando avanti verso le scaffalature, quindi devo supporre che nessuno abbia ancora posto domande recentemente riguardo questa spedizione. È la prima volta che ne sente parlare. Tendenzialmente sì, dal Museo del Cairo di spedizioni nel corso dei decenni ne sono partite e arrivate tantissime. E a un certo punto vedi che lei si inginocchia, si mette a posto la gonna per inginocchiarsi, si passa entrambe le mani sulle natiche per tenere la gonna a posto e prende una grossa cassa di cartone e la mette per terra e comincia a scartabellare. Mm-hmm. In fondo il Cairo e Torino sono sempre stati in contatto. Il Museo Egizio di Torino è uno dei più grandi al mondo. Così, per pura e semplice curiosità, sì. Abbiamo dei collegamenti con il Cairo, noi, cioè la nostra società, o sono semplici coincidenze? Abbiamo dei collegamenti. Sono stati istituiti nel corso degli ultimi 60 anni. Purtroppo, durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, i rapporti sono stati quantomeno burrascosi. Anche per noi non c'è stata vita facile durante quei decenni. Eravamo troppo impegnati nella guerra, cercare di ottenere il controllo. Almeno così. Tu c'eri già? Sì. Rimango un po' impressionata e un po' ammutolita. Se guarda, si siede allontana le mani dallo schedario e fa questo. Se mi stai chiedendo quanti anni ho, non si chiede a una signora. Giusto. Chiedo venia per la mia scortesia. Tipo, no, io le dico, no, ti sto chiedendo quanta esperienza hai. Molta. Nel caso dovessimo risalire alla fonte là, tu puoi avere dei contatti. Ci potrei provare. Ma potrebbe risultare difficile. Vediamo. E tira fuori finalmente un fascicolo. Mm-hmm. Comincia a sfogliarlo. 26 febbraio avete detto, giusto? Sì. Da quella data in avanti. Sì, mi risulta. Sì, mi risulta una cassa arrivata dal Museo del Cairo. Vedo che è stata rispedita nemmeno 24 ore dopo. Dove? Cioè, puoi capire verso che destinazione? È stata presa in carico dalle Poste Italiane. Vedo che il rido il male. Vedo che il codice di spedizione è 7-924. Mi dispiace, più di questo non posso fare. Dovrete andare a controllare negli archivi delle Poste. 7-924. Agli archivi delle Poste. Se le Poste Italiane hanno preso in carico questa spedizione, non è più di giurisdizione del Museo Egizio. Lei che era qua non si ricorda nulla ho detto che ho una certa esperienza, non ho detto che ero già qua in quegli anni. Rimette il fascicolo a posto, rimette la cassa a posto e si rimette in piedi assumendo di nuovo la sua aplomb. Nel caso si ha idea di chi ci fosse qua a suo tempo? Non uno di noi. Io le chiedo, scusa la domanda, ma conosci qualche leggenda che parla del Santo Graal qui a Torino? Fa proprio quella classica smug face da Beach You Serious. Beh, al di là delle classiche teorie che il Sacro Graal sia sotto la Gran Madre, no, non è esattamente quel tipo di storia che mi interessa. E invece prima accennava a... Sì, insomma, alle magie e all'occulto che Torino ha sempre attirato e che di cui costituiscono la storia di questa città. Nel caso c'è qualche esperto che potremmo interpellare che lei conosce? Non di facile contatto. Sono anni che non lo vedo e non ci terrei a rimettermi in contatto con lui, ma di certo qualcuno che si interessa
della magia e dell'esoterismo di questa città c'è. E esattamente in quel momento sentite dei vetri che si infrangono. Qualcosa comincia a rotolare esattamente nella grande sala dove siete voi. Qualcuno sta cercando di fare irruzione. Da quelle cose che hanno cominciato a rotolare comincia a uscire del fumo. E voi venite completamente circondati da una coltre di fumo di certamente artificiale. Voi rimanete un attimo lì, presi alla sprovvista. Anche Neymar la vedete molto, un attimo agitata. A un certo punto il crash che avete sentito prima adesso si fa più forte. E dal peso, dal suono pesante che sentite poco più lontano, capite che qualcuno è entrato. E sicuramente non ha buone intenzioni nei vostri confronti. Sipario. Sapevo! No, ma come? Io stavo già per tirare su prontezza e allerta. Hai visto, Matt, che effetto fa? Puoi capire ora? No, anzi, bravissimo, perché stavo giusto pensando che questo sarebbe il momento per chiudere. Bravo, bravo Gian, mi rendi molto orgoglioso. Grazie, faccio quello che posso. Molto orgoglione. Molto... Speravo non fosse il momento giusto, ma era il momento giusto, in effetti. Mica sì. Prossima sessione si squarta qualcuno. Sì, si picchia, cioè prossima sessione botte. O forse no. Speriamo di no. Prossima sessione mi nascondo. In verità era soltanto Livio che voleva fare un'entrata d'effetto. Sono qui, amore mio! Tipo Falco del Mare di scena. Yes! Tipo Marzio. Bello, sono arrivato. Il mio lavoro qui è finito. Livio, ma non hai fatto niente. Nessuno si aspetta l'Inquisizione spagnola. Madonna, sti capelli. Adesso posso più non avere. che fastidio. Ma come siamo con i tempi? Più o meno ti aspettavi questo? Allora, in realtà no, avete passato molto tempo da Vesna, però mi è piaciuto che siete andati da Vesna, mi fa piacere che non vi siete dimenticati della piccola Ves. Come dimenticarsi di Vesna? Quindi mi fa piacere che siete andati da Ves, avete allungato un attimo i tempi, ma secondo me ne è valsa la pena. Sì. E quindi niente, spero vi siete divertiti. Sì, molto. Molto. Bello. Parecchio assai. Mamma mia, finalmente Matt può togliersi i guanti. Guardate con che gusto se li sta togliendo. E la là. Sto morendo di caldo. Quanto deve essere lì sotto? Cosa? Quanto deve essere sudaticcio lì sotto quell'uomo? Proprio l'acquetta. Che belle scene. Madonna. No, allora, best scena per me è Diego che scrive con le unghie. Ok, girl. Era da sabato che pensavo ad una battuta sul muletto, comunque. Mamma mia, ben giocata, ben giocata. Vabbè. Quando verrà fuori, la credibilità verrà annichilita definitivamente. Però era troppo bello per non provarci. Ormai è un meme, cioè tu sai, Mario, che se ci saranno altri muletti, per caso tu dovrai... Tutti guarderanno te, assolutamente, Mario, perché... vogliamo raccontarlo o aspettiamo che magari salti fuori? No, aspettiamo, aspettiamo. Aspettiamo, aspettiamo. Aspettiamo. Magari ha un redemption arc del muletto una volta. Vi prego, colletta, quando è il compleanno di Lorenzo, gli regaliamo un muletto. Quanto mi è rimasta lì, guardate. Cioè, io... No, io... Mario. Esattamente. Infatti non so se ti ricordi la prima domanda che ho fatto sul muletto. A volte va bene, quella come molte altre è andata male. Va bene. E niente, sono contento che vi siete divertiti. Io adesso ovviamente passerò le prossime ore a riguardarmi il tutto per vedere come è venuto, se le musiche sono andate bene, come sono cavate. Io ovviamente non le ho sentite perché... Naturale, ma perché sono un po'... dimenticate che sono un po' folle. E mi riguarderò tutto. Luca? E dimmi. Com'è andata? Ah, direi benissimo. Ammetto di essermi dimenticato una canzone che mi avevi consigliato. No, quale? Non dirmi quella di Neymar. Bene, quindi con questa live... No, ma proprio quella di Neymar. Va bene, la metto adesso. Mettila adesso. Qual è? Immaginate che... vi si presenta Neymar e parte questa canzone. Aspetta, l'ho già fatto partire io.
Ma no, loro non lo possono sentire. Beh, poteva tranquillamente essere walk like an Egyptian. No, ve lo giro su Telegram. Torino, bravo. Telegram. Egizio. Telegram. Gabbo, manda i meme su Telegram. Ha fatto. Sì, li ha mandati, li ha mandati. Oh, li mandati, vai, apro subito Telegram. Io mi sono perso, fatemi vedere. Ci stava, in effetti. Mi dispiace, Gian, non l'ho fatto apposta. Uff. Wow, beh, fantastica. Allora, guarda i meme. Ha senso. Patrizio, abbracciami, Guascone. Dunque, ovviamente, quando se fate meme, se fate fan art, se fate mille altre cose, vi ricordiamo sempre nuovamente l'hashtag Sanguinorum e con il tag di Intel, così le ricondividiamo, le riguardiamo, le perché no, la settimana prossima le guarderemo insieme, no? Sì. Yes. Ragazzi, ma questi meme sono bellissimi, sono così felice. Cioè, neanche che gioia metà di vivere all'improvviso, ma chi se l'aspettava? Abbracciami. Scusate, sono molto tristino. Avevo scelto una canzone di Zone of the Enders, ho messo come musiche di vampiri. Ed era... Ci sarà modo per redimerti. Scusami, Gian. Non so, no, Luca, che stai pensando a 6.000 cose, non è colpa tua, sì. Non ti preoccupare. Ma tanto vai tranquillo che dalla signorina ci torniamo di sicuro. Sì, vediamo se ci sarà ancora la signorina dopo. La scena in cui lei si passa le mani sul culo per tirarsi bene la gonna, immaginatevi che con c'era l'indietro così. La maschera che l'avvicinava apposta per vedere meglio. C'era Diego in squat dietro così. No, c'era Diego che alzava la maschera tipo libidine. Scoppia libidine per contro gli occhi. Ogni tanto, mamma mia, io che cock blocco Pat. Sappi che quel numero me lo ricorderò a fine settimana. Belandi! Tranquillo, me lo ricordo anche io. Il boss adesso ci svegliamo, ci svegliamo e non abbiamo più niente addosso, neanche il numero di... Esatto. Comunque, ragazzi, io ne approfitto per fare un po' di shout-out, si dice così, Simone, shout-out, ai ragazzi, ovviamente, al canale al profilo Instagram di Intel, al profilo Instagram di Nino, Giananiea. Trovate ovviamente Matt su su Pizza Loro, sì. Mario del Pennino, Gabbo Jont e Ruby Rust per seguire tutti quanti noi su Instagram. E vi ricordo anche che se andate sul sito di Neat Games potete comprare tutti quanti i manuali di Vampiri da Masquerade con il 10% di sconto. Vi basterà semplicemente utilizzare il codice sconto VAMP10, tutto scritto maiuscolo. E spero vi siete divertiti, spero di aver fatto un buon lavoro, io sono molto contento per dei player. Avete lavorato molto bene con il giusto cazzeggio off game, non troppo in game, e quello in game era ben misurato, sono molto contento. Ottimo. E niente, vediamo come proseguirà settimana prossima qui su Augusta Sanguinorum. Stessa ora? Sì, stesso posto, stessa ora. Piccola chicca sul titolo, perché Augusta Sanguinorum? Perché il nome antico romano di Torino era appunto Augusta Taurinorum, Iulia Augusto Taurinorum. E quindi, mi raccomando, per qualsiasi art, meme e simili, condividetelo su Instagram con l'hashtag Sanguinorum e taggate Intel e i membri del cast. Quindi è un arrivederci? È un arrivederci, secondo me. Luca, qualcosa da aggiungere? No, state sempre a guardare i titoli di coda che sono belli, 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 in modo assurdo. Belli, guardiamoli. Quindi, signori, come sempre, ricordatevi di seguire Intel e guardarci. Ci vediamo domani alla solita live, sempre alle ore 13 sul canale Twitch di Intel. E ora vi lasciamo ai titoli di coda. Buona serata, buonanotte e buone botte. Credendo vides. Ehi, quella è la mia. Posso dirlo stasera?